Allora, ecco, questo è il libro, opere, adesso lasciamo all'autore naturalmente libertà di parlarne di questo libro. La libertà no, la detesto. La detesti, vabbè, quello che ti pare, parlane. Sì. Finiamola con la libertà. La libertà di stampa, quando la stampa si deciderà a privarsi della libertà di stampa, sarà fatta. L'informazione, cioè, ecco, basta con l'informazione, non facciamo stasera dell'informazione, disinformiamo. Se ci riuscite, a casa, non solo qui, basta anche con la cultura, intesa come colonizzazione, basta col governo, basta con lo Stato, basta col cittadino, basta con le cittadinanze, quindi. Intanto ho avuto agio di constatare nel profondo sud del sud dei Santi, come io l'appello, che l'onorificenza coincide spesso con l'oltraggio. Dunque un classico. Mi trovo, mio malgrado, stipato, non poi tanto, cioè in buona compagnia, nei classici Bompiani, così, ancora qui vivente, accanto ad Alvaro, a Flaiano, a Savinio, a Thomas Eliot, soprattutto. Il classico è quello che si dà una volta per tutte. E qui chi mi parla è un barbaro con delle simpatie per il neoclassico, ma il classico è quanto appunto è eterno, non conosce attualismi, non conosce quindi l'attualità, non conosce contemporanei, non è un bestseller, non sollecita rincorse agli acquisti, alle sprenne. Offre un grande vantaggio, se non resterebbe davvero un ibrido, come qualcuno ha stupendamente definito il classico, tra il barbarico e il neoclassico. Il vantaggio è questo, ecco, di non avere contemporanei, dal momento che uno è eterno, voi perdonerete, ma io mi sento qui stasera come l'unico eternamente vivo, senza contemporanei. Il classico esonera dal contemporaneo. Mi spiace per voi, non è un dispetto, non è carnelo bene a dispetto di tutti, ma esonerando quindi dal contemporaneo non mi resta che, con tanta agape più che schopenhaueriana, comprendere, senza perciò immedesimarmi, una platea di morti destinati all'attualità, alla cronaca, dannati a e condannati all'informazione che come sempre informa i fatti, diceva 30 anni fa già Jacques Derrida, non informa mai sui fatti, anche perché i fatti non accadono mai. Aristotele, docet, non conta la veridicità di un fatto accaduto, ma il convincimento che il messaggero di questo fatto riesce a trasmettere, e quindi i fatti non contano. Poi c'è un discorso sull'atto e l'azione, magari lo affronteremo, meglio dire ci affronterà, sono sempre le cose, è sempre un esterno che ci visita, noi siamo visitati, il discorso non appartiene, lo ripeto per l'ennesima volta, all'essere parlante. E dunque da eternamente non sferato ormai, cioè vivo ahimè per sempre, oh, parete proprio morti. Ma no, no, arrivate fermo. Gliel'hai detto. Gliel'hai detto, ci hanno creduto. È ora che ci comincino a credere, drogati come sono, usciamo una sera dalla tirannia delle plebi.
È molto ben detto, l'ha detto anche un grande poeta, ma siccome ha troppi nemici, ecco. Basta, ripeto, quella tirannia delle plebi. Le masse devono capire che attraverso i media sono ormai non più consumatrici, ma consumate, cioè consunte addirittura. Torniamo di nuovo al cimitero. Ma no, un obitorio un po' allegro. Ma mi diverte. Ecco, mi diverte a dispetto di tutto, intendendo del tutto anche i tutti. Le eccezioni si confermano a regole. In questo opere di tal Carmelo Bene, base è la letteratura sletterata, cioè la discrittura. Lo scritto è sempre lo scritto del morto orale, ma è quindi letteratura, teatro, quanto essendo io il teatro, non ne so nulla del teatro. Il teatro non può conoscere il teatro, così come la felicità non è felice. L'ho detto, mi pare, già altre volte questo. Così come il cinema non sa di cinema, così come tutta la rivoluzione più importante che ritengo l'aver apportato nella concertistica, al di là dello Sprechgesang, del Post-Schoenberg, fino alla macchina attoriale, ecco che l'amplificazione, forse ne sarò parlato in seguito, tra breve. Ecco, questo della musicalità, questo dell'aldilà della voce, non solo della parola prima delle parole, come avrebbe detto Artaud, e della parola dopo delle parole, questo scavalcare la parola, questo sgambettare il linguaggio, ecco. Se no si finisce davvero non soltanto nel quotidiano, ma dicono ben che vada, perché ben che vada? Ben venga il patologico, insisto ancora una volta. Si rischia il simbolico, cioè si rischia ancora l'arte. E invece verremo a sapere, forse, anche stasera, come nessuno è autore d'alcunché, come non si dà opera d'arte, come non si può produrre, dal momento che ci si sprogramma continuamente, un capolavoro, come non resta che essere un capolavoro. Via sì. Gli zombie. Allora, Roberto D'Agostino. Il primo zombie. Allora, caro maestro. Stasera bisogna accettare questa. Sì, sì, ecco. Abbiate impazienza. Allora, dal basso di questa platea di cadaveri sorge spontanea una domanda. Ma guardate, tu hai una fortuna, tu non sia interrato. Sì, infatti. Ci manca la lapide, come dice il poeta. Dateci una lapide, stiamo a posto. Sprolocca pure. No, invece è una domanda che mi frulla. Scontato il paradosso che noi non potremmo parlarci. Sì, perché al mio posto ci fosse John Donne, Shakespeare o Marlowe, non potresti interpellarlo, eh? Esatto. E in teologia si danno solo domande, ma nemmeno con risposte. Nemmeno con tavolino a tre gambe. Quindi parla e risponditi. Sì. No, invece prego. Allora, la domanda invece è una domanda proprio seria. Ma si può essere normali e vivi? Ma questo dipende, normali e vivi, nell'eterno. Anche nel breve termine. Si può essere nell'eterno ritorno, si può essere anche nel ritorno dell'eterno, il classico ritorno dell'eterno. Ecco. Questa quante caselle? Risponditi. No, questa è due verticali, diceva il poeta. No, perché lei chiaramente è un folle, no? Dentro di lei c'è un pazzo, sì. Tutti gli zombie danno di folle. Allora, ai citando. Sono il primo classico a beccarmi di folle. Allora, vivente. Citando Shakespeare. Vivente anagraficamente. Citando il suo amico Shakespeare, no? Ma nella sua pazzia. Non è mio amico. Amico, nemico. Non è nemmeno nemico. Vicino di casa, non so. Siamo tra classici. Tra i classici. Ecco, allora. Ma nella sua pazzia c'è del metodo. La pazzia di Shakespeare? No, sua. Quella di chi? Dice a te,
sta dicendo a te. Non può parlare con me. Puoi parlare con te stesso, te l'ho detto. Io faccio la domanda a Costanzo. Sì, te lo dico io poi. D'ora in poi non si può recensire un classico. Scusi Costanzo, puoi parlare. Quello che è accanto a lei è matto? Che posso dire? Io no. No, io lo capisco. No, veramente, io come fanatico ammiratore di Carmelo Bene, vorrei sapere appunto, c'è del metodo nella sua pazzia? Non c'è né pazzia né metodo, io credo, no. Ma, ripeto, io non si danno risposte in teologia. Devi risponderti. Ognuno si risponda invece. Allora, scusa Roberto, prova... Io che mi rispondo. Io, riprendendo te... la vecchia battuta dell'altra volta, la domanda che sorge spontanea è questa. Ma lei è finto o tinto? Ma io dovrei rispondere. Che ne so? Ho detto che non posso rispondere. Voglio una risposta. Però, Roberto, no, prova a risponderti. No. Risponditi, prova. Che metodo nella sua follia? Veramente, mi sento talmente inferiore al classico... Bompiani Bene, che veramente non oso dargli una risposta, anche perché la risposta potrebbe essere così crudele che mi può comunicare che ho sbagliato la mia vita, quindi a volte perché uno... no? Perché indovinarla? Perché? Indovinarla, la perché vita. Forse la vita sarebbe più divertente. Indovina la Grillo, vai. Continua a indovinare, basta con i quiz, basta. Questa non è serata. Posso passare? Allora. Grazie. Almanzi. Prego. Pazienza con i morti agitati. C'è un'irrequietudine dei morti. Anche, come no. All'inizio delle sue 1600 pesanti pagine. Non sono tutte. C'è una frase di una assoluta. Non sono mia quelle 600 pagine. 1600 pagine. Intanto non sono mie, nemmeno una. Permette, c'è una frase. Comunque c'è 200 da. Lei comincia con una frase. Che secondo me è di assolutamente assurda. Il talento fa quello che vuole, il genio fa quello che può. Del genio ho sempre avuto una mancanza di talento. Uno scrittore che lei certamente non ama e forse non conosce nemmeno, che è Paul Valéry, aveva detto: il talento senza genio vale poco, ma il genio senza talento non vale niente. Vorrei sapere come risponde a questo. Eh no, le risposte spettano a... Cioè lei è un genio o è un talento? È morto. No. Almanzi, però non vorrei nemmeno non vorrei delle polemiche. Lei non conosce Valéry. Conosco Valéry, certo. Beh, ma non le piace. Non ci frequentiamo noi nel limbo. Quando lei incontra Valéry gira da un'altra parte. Non è che si gira, ci si attraversa. Si attraversa. Ora, lei dice che lei non ha talento ma ha genio. Io credo invece che lei abbia molto talento, come ha dimostrato in tutta la sua carriera, e anche un certo genio. Soltanto che l'equilibrio che esiste fra il suo talento e il suo genio è completamente sballato. E da questo derivano una bella risposta, tutti i suoi problemi. Se le piace come risposta? Mi piace molto come risposta. Ma io sono qui... per contentare l'irrequietudine dei poveri morti. Quindi, tutto quello che vi piace, come vi piace, non mi spiace più nulla. Vado avanti, Almanzi, vado avanti. Tutto mi piace quello che mi spiacque. Ma senti. Almanzi, vado avanti, se crede. Vedo che stava sfogliando altri. Sì, no, che si resti ideologicamente corretti. Soltanto un'altra domanda, allora, che mi dà ancora 30 secondi. Ma perché no, avanti, dietro? Non ma c'è sì, il tempo. Certo, non certo. Esiste. Tra tanti cattivi maestri che lei ha avuto, e ne ha avuti, terribili, tra cui alcuni che all'inizio avevano detto delle cose importanti, per esempio questa frammentazione della parola che lei fa in sillabe, all'inizio poteva anche essere un fenomeno interessante, fatto da lei devo dire che lo trovo assolutamente noioso e molto ripetitivo. C'è un maestro buono che lei ha avuto e lo si sente, ed è Céline. C'è una pagina di quella follia che si chiama autobiografia come ritratto, in cui si sente pesantemente l'influenza di Céline, quando lei parla della fisiologia, dell'importanza della fisiologia, della frattura della tragedia, dell'interruzione della tragedia. Soltanto che Céline va direttamente in fondo, quando Céline deve veramente dire delle cose terribili,
non cerca di adoperare la retorica, quella falsa retorica che lei adopera, ma dice assolutamente la verità. Quando Céline parla della fisiologia e dice la sola coda che ci dà il senso dell'essere è l'odeur de la merde, lui lo dice direttamente questo odeur de la merde, e non fa tutti i giri che lei invece è costretto a fare, perché altrimenti se non facete questi giri non esisterebbe. Beh, ma... e arriverebbe finalmente al suo empirio, che è la non esistenza. Ma se le piace tanto, continui pure a gustarla questa merda. Morti e coprofagi. Ecco, tu ritieni di non rispondere mai, per regolarmi io con i tempi. Ho detto che io non... tu ripensi... Sono eterno, non possono parlare con l'eterno. Ecco, ah. Sì. Marco Giusti, del quale caro segnalo... Scaffale, del... caro Scaffale. Bisogna togliere Valentino, il maestro non vede, sposta di mano. No, ed ho visto poco tempo fa Claro di Glauber Rocha, dove lei, caro Scaffale, aveva un ruolo straordinario. Poi ho visto Edipo Re, ho visto il suo cinema straordinario. E quando penso a quello che poteva essere il suo cinema e che non è stato, perché è stato interrotto, ecco, io sto male, come zombie forse, come morto, però cioè, ho anche Glauber Rocha, anche Pasolini, anche quel Carmelo Bene è morto. E quello che non è qui, quello che non è teatro, quello che era cinema, quello che pensava ma cinema. Ma quello che non è lì è... non devo rispondere, non è una risposta a questa. No, non è una risposta. Lo sta dicendo lei, Giussi. E altrove anche. E soprattutto altrove. Lì non c'è niente. Infatti non lo comprerò il libro. L'ho premesso, non c'è niente. Nessuno è autore di qualcosa. Non si dà opera d'arte. Lo chiariremo magari meglio, o ci chiarirà, ci illuminerà un po' dopo. Via, ma perché, senza vento. Perché il cinema è rimasto una meteora nella sua, una comparsa, una... Ma il cinema è, non è una risposta a questa, il cinema è una meteora, una comparsa, una controfigura di se stesso. Non c'è set che mi contenga. Non c'è posso set. Essere non convinto. Non c'è nemmeno un set che mi escluda. Vede essere di qua e di là dalla macchina da presa questo è porsi seriamente il cinema, cioè giocosamente, ecco. Chi non è di qua e di là non vedo cosa abbia a che fare col cinema, intendendo che il cinema è l'immagine in movimento, ma l'immagine mi fastidia, l'immagine è volgare. Ecco, andiamoci piano con la cultura, piano anche con l'arte, che al di là del suo decorativismo, della sua consolazione, ecco, ha ben poco da offrirci. Sì, bisogna io... essere, superare se stessi, tutto sommato, non si tratta di superarsi qui nel ma in c'è un una tale mediocrità in ma, giro, ma c'è superando una tale... se stessi si supera la coscienza. E quando si è nella coscienza pura, davvero si è per sempre e non si è più. Maestro, ci fermiamo un attimo per una cosa vile. I consigli per gli acquisti, vilissima. Bellissimo consiglio. Vabbè, consigli per gli acquisti, lui li sconsiglia, ma va bene così. Ma fate quello che volete, tanto siete consigliati, siete acquistati. Non è che acquistate. Acquistate un cazzo. Andiamo. E riprendiamo questo Carmelo Bene a dispetto di tutti, stiamo parlando di questo volume pubblicato da Bompiani che si chiama Opere, ecco, lo facciamo vedere ancora una volta, Opere, a chi lo faccio vedere? Decidete, qua a lui, ecco, qua così, vai. Allora, chi è che vuole? Ecco, il professor Zevi, prego, buonasera professore. Fare un'osservazione sulla coincidenza che esiste tra il genio di Carmelo Bene e le posizioni più avanzate dell'architettura oggi. Ma prima di fare questo, magari un secondo intervento, vorrei domandare a Carmelo Bene, questo prendendo spunto di quanto ho letto nella antologia La Fortuna Critica,
Io resterei del buono. Resterei del buono dice: abbiamo un genio in Italia e non lo meritiamo. Cosa ne facciamo? Un genio è inutile, ingombrante, preoccupante nella nostra stupida società, magari dannoso. Infatti non rispetta il sacro dei luoghi comuni di destra e di sinistra. La soluzione più indicata, ecco la domanda, la soluzione più indicata per contenerlo, questo genio, paralizzarlo, neutralizzarlo, il dannoso bene, sarebbe probabilmente tributargli un grande successo, decretargli un successo veramente popolare. Ecco, io domando, questo che lei sta avendo qua al Costanzo Show non è un successo veramente popolare? A Zevi rispondo perché sei bene defunto in questa occasione. Ecco, è una persona. Ecco, ci sono anche delle persone defunte alle quali ho attribuito una devozione particolare. Mi consentirete? Quindi non dico lasciateci soli un attimo, ma mi piacerebbe. Mi interessava il fatto sull'architettura, sì. Visto che gli architetti andrebbero tutti defenestrati. No. Ma, per l'architettura parlo di quello che Bartolucci chiama il massacro dei classici, che proprio è il caratteristico. Ma ero un ragazzo lì, quando... Non sei mica stato col no, crescere, no. Poi da molto classico non si pone più, sì. E... dice, ha insegnato, lei, Carmelo, bene, ha insegnato il gusto e la fatica, il sapore e la malattia dell'estraneità alle regole ufficiali. È quello che ha fatto l'architettura moderna. La malattia della estraneità alle regole ufficiali. Ma è più perfetto detto da lei, che non dovreste del buono. Perché bisogna avere anche poi, del buono ne ha, ma bisogna avere molto, un bel ventaglio di carte da gioco. Sì, davvero non capisco cosa c'entrino le celebrazioni, ecco, il classico come celebrazione. Goethe, mi ha sempre divertito definirlo l'assessore al classico, per eccellenza, l'assessore a Weimar, quindi quando era fastidiato tedeschi gli dicevano, preoccupati, gli riferivano della campagna di Prussia, tutto andava male, tutto, non so, la Germania va a rotoli, qui morti, ormai coprono i vivi, e Goethe sbottava sempre un po' impazientemente, si spazientiva, ma che vogliono i tedeschi? Hanno me, ecco. Ora non si può rivolgersi, ecco, altrove. Non resta ancora che chiudere gli occhi e guardarsi dentro, ecco, nel buio, nel grande teatro che è appunto solo il vuoto e il buio. E qui forse c'è una certa liaison con certa malattia sanissima di tanta architettura. Se alludiamo all'euro a quanto di non indecente sia stato fatto. Meglio se fatto in un periodo fascista, come lo dico, loro la chiamano fascista, perché io sono un antistoricista, per cui la storia è davvero una cosa raccontata da un idiota. Strepito e furia con Macbeth, per dirla, che non vuol dire niente. Quindi la narrazione storica dei fatti, oggi, poi si illudono, siccome ci sono i computer, siamo nell'apogeo informatico, siamo su questo ibris di nulla, tutto sommato, i tempi si stringono, così che anche la storia può essere letta e riletta anche nell'immediato, no? La storia è fuori dall'immediato, è fuori dai fatti, è sempre nella narrazione, mai nel racconto, aveva ragione un genio, un pizzuto. Questore,
vicepresidente dell'Interpol, Antonio Pizzuto. La storia è sempre nella narrazione dei fatti. E aggiungerei io anche nella infinita serie di altre possibilità che per affermarsi arrogandosi l'esito di un'azione ha estromesso. Non è vero che l'esito fiorisca dall'intento, ma sono stato scritto da qualche parte, essere appunto il contrario, verificarsi. Cioè l'intento fiorire dall'esito. Ma questo non significa essere creativo e critico allo stesso tempo? Sì, scampando però a quella critica che il cosiddetto famigerato teatro di regia ha sostituito, mettiamo, a teatro. Teatro, io non so cosa sia, sono il teatro, come faccio a saperlo? L'abbiamo già detto, ecco. Scampando quello, senz'altro sì. Non esiste una critica, non esiste che una critica d'arte, non esiste una critica che non sia artistica. E non esiste un critico che non sia un artista. Zeli, non perché sia qui tra voi zombie, è un artista. Ma qui bisogna, e quest'operina, o questa summa d'operine che non mi appartengono, anzi che mi estromettono attraverso la summa delle quali mi sono sottratto proprio, davvero all'esserci, al presenzialismo, alla scorreggia drammatica della rappresentazione di Stato, a tutte queste belle menate, eccetera. E senz'altro è un artista, dicevo, ma qual è allora, c'è mai un compito, no? Perché non c'è nemmeno quell'altra balla del dover essere, bisogna superare anche il dover essere, superare la famiglia. Quando solo a pronunciare famiglia, i famoli, gli asserviti, il condominio, il nucleo, è tutto così ormai consunto davvero. Ecco perché poi c'è, grazie a Dio, lo Stato democratico che traballa, perché non poggia più su una responsabilità, ma sulla totale irresponsabilità domestica. Viva Dio, viva Dio, viva Dio. Superare, ecco, superare se stessi, superare l'arte. Quale critico d'arte? Questo lei me lo può insegnare, senz'altro. Soprattutto nell'arte figurativa, plastica o visiva. Di quanti critici d'arte si può dire che abbiano superato se stessi? Non hanno superato la struttura. E si brancolano ancora tra le strutture. Non hanno rovinato le rovine. Questo è il guaio. Ecco, le rovine che hanno al posto del cervello, chiaramente. Oh, si rischia di resuscitare Zeli. Sastri, dottor Costantini, sì, Lorenzo, prego. Non è un insegnante che ha pubblicato anche un libro che vive in provincia a fare la sua professione. La si domandi. La si domandi. La si interroghi. Il maestro accetta la domanda. No, la si interroghi, da sé. Sì. Ah, si domandi da solo, sì. Si autodomandi. Siamo sempre lì. Cioè, sono sempre lì. Prego, lo so. Gli zombie. Io volevo fare forse una considerazione più che una domanda, se lei non vuole rispondere. Parla in un suo libro di Otranto e dice magnifico e religiosissimo bordello, casa di cultura tollerante, influenze islamiche, ebraiche, arabe, turche, cattoliche. E poi a un certo punto aggiunge solo scontato questo grandioso bisticcio etnico che si può continuare a seguirmi. Lei oggi dice che non possiamo seguirla. Ma in qualche modo un'altra ragione. Sì. Perché sono un classico. Appunto, ma quando si ha di fronte da questo momento lui è un classico, non so più come dirlo. Non prescindiamo da questo paradosso. È un classico. Con tanto di chapeau al paradosso. Quindi non. Ed è appunto quando fa parte, mi pare, la frase citata, poi si deve rispondere da sé, medesimo. Perché lei è un medesimo, io non più. No, dicevo, si deve rispondere da sé. Qualunque forma d'autobiografia immaginaria
e di conseguenza a me non rimane che sconfessare o sconfessarmi continuamente. Bisogna impugnare la contraddizione, bisogna vivere soltanto la contraddizione e vivere solo la crisi, che non sia quella di Palazzo Madama o di Palazzo Pigi o delle camere o delle soffitte. Mi spiego, bisogna farla finita con le cittadinanze, con le... Io non sono mai stato un cittadino, quindi dal pomodoro tributatomi all'insulto, all'onorificenza, anche, soprattutto quel patente in buonissima fede, ci corre niente, è un tutt'uno. Ecco. Nessuno Stato al mondo, quello che è stato, potrà mai irregimentarmi, ecco, non si può poi irregimentare un classico. Come fa uno stato contingente di cose, catastrofico per di più? Mi risulta, almeno, io non esco, non frequento, mi disapprovo continuamente. Quindi non sono autore di nulla, lo ripeto, ma so che le cose non vadano molto bene nella vostra economia, nelle vecchie vostre condominiali. Ecco, una cosa che non va bene nelle nostre... Ecco, ma qualunque autobiografia mi diceva essere immaginaria. Noi non possiamo ricordare l'infanzia, allora... Noi ricordiamo l'infanzia, la ricordiamo da adulti, adulterati, ecco, in ogni senso. E quindi è un'arroganza ritenersi proprio autore di qualunque cosa. Ecco, siccome noi invece questo problema, diciamo, del bisticcio etnico... Se smettiamo il bisticcio etnico... È una cosa che ci sta molto a cuore. Delle voci mi attraversano, purché questa etnia, come direbbe Deleuze, sia davvero l'universo, ossia un pluriuniverso, perché un universo solo è poco. In tal senso a me spetterebbe davvero, diceva Majakovskij, secondo il mio grado, un monumento da vivo. Cosa me ne faccio di una strada, di una piazza? Non so che farmene io. Non sono femmina da strada. Si risponda. Bisogna sputarsi in faccia continuamente. Così, pa. Ecco, la faccia. Tutte le mattine, fino alla sera. Dalla sera alla mattina, anche nel sonno. Contraddirsi continuamente, sfuggire, non essere mai se stessi, non fermarsi mai, per così soltanto sia nell'immediato. E questa è la volontà di potenza possibile, energia. È un'irrequietudine che voi morti dovrebbe, che forse vi conosce, ma che voi morti ancora non vi riconoscete. Nel sud, nel profondo sud del sud dei santi, veniamo un po' a capo di una cosa e un'altra. L'altrove sempre. Mi attraversano delle voci continuamente e non mi so che tacere. D'altra parte non saprei che dire e quindi non restami che spropositare. Fino al 700 l'editoria era ben poca cosa e un libro costava davvero un patrimonio. E quindi l'orale ha avuto sempre un ruolo da Adamo in poi, notevolissimo. Si viveva davvero questa senza strutture, fuori da ogni struttura, si ballava il ballo di San Vito dei buchi neri del linguaggio, delle contraddizioni. Dopo il 700 e l'800 comincia a allargarsi, va bene, questa sciagura editoriale. E quella delle gazzette anche, l'informazione d'altra parte, inimica di quella cultura. La demoliremo poi la cultura, se ne avremo un tempo. E così si spaccia via via l'orale. Ed ecco che diventa lo scritto del morto orale. Si dimentica che il significato non è il significante, si dimentica proprio il corso di linguistica generale del ragazzino Ferdinand de Saussure. Si dimentica questo e ben altro. E quindi come l'orale perde davvero se stesso senza riuscire a perdersi
come faceva una volta, rinunciando a comprendersi nella santa ignoranza. Il sud del sud dei santi, ecco, non è soltanto un luogo etnico, è un luogo dove l'ignoranza ha conosciuto, direbbe Bergamino, una decadenza irrimediabile ormai. Perché con l'editoria poi che va avanti, l'informazione che va avanti, il galoppa, informando sempre i fatti e mai dei fatti o sui fatti, eccetera, 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 queste cose, da queste cose siamo stati già detti, mi spiego? E ha guadagnato che cosa? Ha guadagnato un minimo di alfabetizzazione. Ecco la critica, ecco l'alfabetizzazione. Ecco. Ora, l'alfabetizzazione non è la cultura. Per cultura viene poi da colonizzare, eccetera, da colo, non da culo, intanto. E quindi questo po' dell'alfabetizzazione ha creato una massa, una volta, diciamo, nemmeno tanto poi così disposta alle elezioni, cioè ad eleggere, questi hanno detto, siccome alla Camera, al Senato, sanno appena firmare, questa è la loro alfabetizzazione. Sono degli ignoranti, perché voi lo sapete, va bene, da zombie rispettabili, ma lo sapete meglio di me. Lo sono sempre stati, io sono nell'eterno, ve lo posso assicurare, lo saranno sempre, perché ogni futuro è già trascorso, perché l'immediato, quest'attimo, questo qui. Questa grande massa ha detto, ma a cominciare a dire, ma a scoprire che l'uomo non è nato per lavorare intanto, magari senza nemmeno pensarci su, ma proprio perché depensata, così ha abbandonato la dignità della povertà, della miseria, non se la sente davvero. Il sud era accusato sempre di violenza, di indolenza, non hanno voglia di lavorare. E qualcuno mi ha chiesto in una di queste sciagurate cerimonie, appunto, d'onorificenza, vogliamo lavoro? E chi me lo chiedeva aveva 16 anni. Dico, miserabile, non ti vergogni. Ma come si fa a lavorare? A pensare, a alzarsi la mattina, eccetera, e poi la sera distrutti da un lavoro che non ci compete, che non è l'uomo. Verremo poi all'uomo, non è certo una bellezza l'uomo, ma intanto sarebbe il caso di guadagnare l'uomo. Queste masse, per tornare al sud del sud dei santi, ma il sud non è altro che una cartina tornasole dell'intera Europa. Cazzo voglia dire Europa, ancora io non lo capirò mai, nell'eternità non l'ho mai capito. Ho conosciuto Europa, sì, va bene, ma Europa, non l'Europa. Ecco, quindi queste masse hanno fatto dei conti un po' maldestri. No. Siamo retti e governati da una massa di ignoranti, di imbecilli, di persone antiestetiche, cioè di non persone estetiche. Non hanno nemmeno un'etica da rivendere. Dicono, simulano di avere anche compulsato Thomas Hobbes, ma non è vero, né come Leviatani, ecco, essi sono la parodia al potere, ecco, ma gli altri nemmeno come il Decive, ma Hobbes poi una grandissima revisione e messa in crisi del linguaggio, come lo è tutta l'opera di Nietzsche, tutto sommato, vero? Cosa hanno scoperto? Dice, ma a questo punto votiamo, a furia del voto, votato, sono votato, facciamoci votare, facciamoci eleggere. Sono passati a candidarsi. Tanto, appena alfabetizzati, non rimane che candidarsi, pur di non far niente. E questa è la fine dell'italietta, dello stivale, dell'europina, ecco, del mondicino. Quello di essere passato da elettore a candidato, a eletto. Tanto siamo pari. E così le masse vengono anche qui da Costanzo a lasciarsi distruggere, non da Costanzo, perché Costanzo non rimane che, lo vedo spesso allibito, non gli resta che prenderne atto, tutto sommato, di queste masse che si credono protagoniste e invece sono davvero consumate, sono in balia di quel tritatutto che è il linguaggio,
nemmeno il simbolico, che per me è ripeto ripugnante, cioè l'arte, hanno smarrito ogni senso patologico del crimine. Non abbiamo più dei condomini criminali, non abbiamo dei criminali rispettabili più a livello di interesse d'atlante di medicina legale. No, no, abbiamo dei falliti come criminali. Ora e poi che hanno sistemato tutta cosa vostra lì, o quasi tutta, addio rispettabilità. Davvero c'è, le masse se la passano, se la, giustamente malaccio. Qualcuno, quello, ed era anche lui un genio, pare aver detto appunto la democrazia, a differenza di altri sistemi reggitori, quella situazione politica e social-politica dove il popolo viene preso a calci dal popolo su mandato del popolo. Essere zombie ed essere anche democratici e repubblicani, allora, davvero è ripugnante. Senti, Lorenzo, sia rapido, poi io ti consiglio acquisti e poi Veronese mi farà mai chiesto di parlare. Prego. Hai altro da acquistare? Altre masse da tritare. Pensa che per 7 volte te lo dirò, questa è solo la seconda che te lo dico. Beh, Lorenzo, però dica prima. Solo penso che di fronte a dei grandi problemi, per esempio noi abbiamo questo problema del bisticcio etnico, sì, noi zombie, del bisticcio etnico da creare, io mi rivolgo a un classico. A me la sua storia, il dire che lei è nato a Otranto e ha raccontato questo di Otranto, miscuglio. No, ho detto, io mi sconosciuto lei, poc'anzi. Sì, lei mi sconosciuto, ma diciamo... Una voce. Questa voce è arrivata. Le autobiografie sono immaginarie. Però voglio anche dire... Scusa, e poi siamo di nuovo nell'eterno, e quindi dove, come fa a nascere chi è eterno? Carmelo, capisco questo, lo capisco benissimo, però io voglio salutare comunque... Ma lo saluto io, non te, io. Stritolali tutti. Fammi salutare In troppi. Il sindaco di Otranto e il sindaco di Campi Santino che sono qui, che ti sono venuti a trovare. Sono qua. E ci sono anche dei consiglieri comunali. Facciamo finta che non ci sono. No, ci ma sono delle persone però in buona fede, andiamoci piano. Ho detto sono delle persone in buona fede, quando prima sono stato detto da un'altra cosa, cioè che il pomodoro, l'insulto coincide poi con un'onorificenza. Non è davvero colpa di queste brave persone. No, poi nemmeno per idea, assolutamente. Gli che poi ne fanno, si tramutano queste onorificenze in beghe da consiglio comunale di paese. Però né più nemmeno che sì, certo. Che il consiglio dei ministri. Però Otranto è bello. Cioè Otranto è una perla. È bello, ecco. È su questo siamo arrivati. Maestro, un secondo solo, concedi per gli acquisti, grazie, poi ci andrò a lei. Allora vorrei Gli dire. Hanno triturato intanto. Vorrei dire al pubblico a casa e di adesso come della replica, come voi che state qui, credetemi, qualunque cosa voi pensiate. 2 ore trascorse con Carmelo Bene sono 2 ore straordinarie, perché sono 2 ore comunque, sì. La cosa con quelle persone che hanno fatto, la cosa che più mi esalta è avere idee diverse. E quindi in questo caso sono felice di avere un'idea diversa dalla vostra. Poche idee, ma confuse. Sì, Sandro Veronesi. Poi figuriamoci, poi questi morti, Giammuzzo, questi morti con le idee. Veronesi. Io credo veramente che ci sarà una richiesta di cassette anche di questa. Sono sicuro di sì, come l'altra volta. E perché quella che sarà una risposta, non una domanda, già ho capito come deve funzionare. E che io voglio fare è proprio questo, e cioè adesso sta lì Carmelo Bene, o meglio ciò che lo ha attraversato via via dentro a quel libro, però in realtà il capolavoro che Carmelo Bene è o riesce a essere o è riuscito a essere nel passato non si ferma su un pezzo di carta. Ci sono delle cose lucidissime
che stanno nascoste dietro alla, a questo piglio, alle volte scambiato con una certa superficialità per provocazione. E io posso garantire, avendo maneggiato nella mia unica esperienza televisiva, devo dire con fortuna, una sua intervista, avendo maneggiato alla moviola e rivisto 20 volte, 30 volte i passaggi per trovare il punto dove interrompere, che il senso via via affiorava. Ed affiorava da una positura, da un modo in cui partiva l'occhio verso il cielo, da un modo in cui le labbra si muovevano. Allora io dico, tutto questo nella classicità di Bompiani non ci sta. E sebbene abbia ritrovato, per esempio, in questa sua introduzione in forma d'autobiografia molti concetti che già si conoscevano di Carmelo Bene, pure sentirglieli dire, nell'atto di dire, è tutta un'altra cosa. E vorrei chiedere se si riesce ad arrivare a formulargli la domanda, per esempio, perché mi piacerebbe risentirlo, proprio detto da lui. L'ha anche introdotto un poco all'inizio, la differenza tra atto e azione, perché quello è proprio esattamente quello che intendo, cioè scritto è come il doppio salto mortale scritto, che non ci fa tanto piacere. Atto e azione, dice Veronesi. Prego, Carmen. Sì, posso fargli coro più che rispondergli, ma io sono impazzito, prima di essere eterno, per almeno 10 anni sulla questa Sfinge Medicea ingiuriata dai posteri, così, dal pattume storicista, storico, Lorenzaccio. E senza il soccorso del tempo aion contro il tempo cronos degli stoici, non sarei arrivato a dissociare i suoni. Lorenzaccio è prevenuto sempre dal proprio agire, da un se stesso, e disilluso sempre dal progettare qualcosa che poi troverà già fatto, compreso l'assassinio del Negrone dai bei labroni, Alessandro VI, suo cugino, il Duca Medicio, assassinato da chi? Ecco, da chi? Non certo da Lorenzaccio. Quindi vediamo allora l'atto e l'azione. Il tempo è quello che si ammazza, o si crede ad ammazzare, invece poi il tempo ci ammazza, ma noi non ammazziamo mai il tempo, ma del tempo non c'è bisogno che invochi più la fisica, non esiste. Ecco. Il tempo non esiste, ma gli stoici avevano trovato un tempo che era l'aion, lo chiamarono proprio in greco aion, alfa, aion. Cos'è l'aion? L'aion dovrebbe essere l'immediato, ma sì, ma è un immediato svanire. Cioè noi abbiamo, supponiamo un segmento, una retta, una linea, e chiamiamo passato questo, futuro quest'altro, il punto, se noi mettiamo un punto arbitrario su un certo punto, di questa arbitrarietà del punto, quello noi chiamiamo presente. Piano piano ci allarghiamo, dicono a Roma, ecco, e questo presente, di questo presente facciamo la nostra vita, e poi stabiliamo che quello è un passato e quello è un futuro. Non esiste tutto ciò invece nell'aion. Quindi ciò scontato è mica tanto poi, perché non, si può solo scontarlo, cioè pagarlo. Io cercai di dare spettacolo ad un teatro irrappresentabile, dal camerino addirittura. Non voli mai provare, sottoposi a Giancarlo Dotto, amico, assistente, con una controfigura per mesi e mesi, pure i suoni, i doppiatori, le cose, ma io non presi mai parte, perché voglio andare alla prima, in occasione proprio delle celebrazioni medicee a Firenze, guardare un po' sempre queste celebrazioni, sempre insulti poi alla fine. Questo oltraggio che Lorenzaccio ha proprio assegnato sulla, sfregiando la in faccia la storia. E direi
tutte le volte per una, o una volta per tutte, al tempo stesso, e anche fuori dal tempo. E non mi riusciva davvero di pensare, perché dovevo essere in ritardo, e i ritardi dovevano sempre aumentare, su un signore che era un rumorista, lì nel Golfo Mistico, eufemisticamente dicesi lo spazio destinato all'orchestra, da guerriero cinquecentesco, rompeva delle cose, provocava dei danni, amplificatissimo, il chiasso del pentolame storico, va bene? In questa specie di disastrata, disastrosissima fucina o cucina, questo strepitio di padellame che è la storia, amplificatissimo, ripeto, amplificatissimo. E quindi mi toccava stargli dietro, e per stargli dietro non coincidendo, per allargare via via gli intervalli, questo mi impediva di pensare. Di pensare proprio a immedesimarmi in qualcosa, di pensare almeno dov'ero, chi fossi. Non c'era il tempo, perché dovevo prendere un oggetto qualunque, sentivo così, e facevo questo, ma in ritardo, ma a caso, davvero a caso come è la vita, a caso come, diciamo, l'autorità, cioè l'autorità di un artefice nell'atto, non nella sua azione. Corredo, adesso. Si deve uccidere Cesare, il tiranno. E allora qui nasce un'etica. Più congiurati, in quel caso rispettabili, perché sono dei macellai. Vedi Giulio Cesare, Tassio, Bruto, eccetera, 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 Tasca, Chinna. Sono tanti, allora perciò rispettabili. Questa è l'azione. Però bisogna, a un certo punto, tutto giustificato, perché volevano una repubblica. Guicciardini nota sempre... nulla fu mai funesto ai fiorentini quanto le loro repubbliche, non le loro monarchie assolute, e anche all'arte fu funesto tutto ciò. Quindi nel momento però di uccidere il tiranno, bisogna sospendere l'azione, cioè essere nell'abbandono. Cioè bisogna dimenticarsi del medesimo, se no non potresti agire. Ho detto non potresti. No, perché non puoi agire. Quindi compi questo gesto. Nel compiere questo gesto, questo è l'atto. Ma nel gesto lorenzino di Pier Francesco de' Medici non era, non c'era. Si era esentato da se stesso, si era assentato da se stesso, per poter quindi contravvenire all'azione, per realizzarla derealizzandola così a pieno, cioè a vuoto. Cessato, quindi è morto Lorenzino, alias Lorenzaccio ingiuriato dai posteri, i suoi, ecco, tutto ciò se l'è arrogato lo storicismo, che ha riappropriato, ha riaffibbiato, ha restituito come fosse mal tolto questo misfatto, cioè questo non fatto, alla storia, storicisticamente all'azione, che da quest'atto era stata sprogettata, sprogrammata. Perciò nessuno può essere autore di un cazzo di niente. Attenzione zombie, che vi spacco il cervello stasera. Voi dovete fingere di pensare, intanto, a questo, un attimo. Facciamo soltanto 15 secondi di raccoglimento. Pro vobis, pensate un attimo l'impensabilità dell'atto e ditemi come ci possa essere dopo una storicità di quest'atto, che è uno sprogetto del progetto, cioè è una smentita dell'azione che invece se l'arrogherà come suo apice, come suo vertice. Conta i secondi? Ma sì, poi sì, conta i secondi e poi ci fermiamo. Sì, da contali. Dico uno, due. Fingete di pensare. Tre, quattro, cinque, sei, sette, otto, nove, dieci, occhio, undici, dodici, tredici, quattordici, quindici, stop. Acquistali. Via, acquistali. Sì, 10:05 la notte, consigli per gli acquisti, ripartiamo da Costantini.
Ecco. Acquistati. Allora. Svenduti, cioè. Allora, Carmelo Bene opere, lo dico. E credete ad acquistare poi. Per chi si sintonizzasse adesso. Bene. Sono stato anche Lorenzaccio. No. Prego, che vuole dire, giusti? Sono stato anche Lorenzaccio. Perciò sono estromesso da quell'opera, come Lorenzaccio si è autoestromesso dall'azione. Vi sono sugli uomini. Cambia edile. Dicemi se proprio Lorenzaccio mi pare. Ecco, molti pessimi. Allora. Tanti vigliacchi e troppi indifferenti. Allora. Ah, meno quindi, male che non volevi rispondere. E così neghi la storia. No, non nego la storia, ma io non c'ero. Così non si è in un'opera. No, io dicevo l'opera va espulsa. Molti dei presenti vorrebbero porre delle domande. L'opera. No, molti che noi presenti... da acquistati, no? Dobbiamo acquistare. No, il classico. Gli acquisti, no. Io il classico dobbiamo acquistarlo. Chi è che parla? Chi ha parlato? Il classico. No, io parlo. Il classico dobbiamo acquistarlo o no? Non me ne importa niente perché l'autore di un classico non percepisce i diritti d'autore, lo sapevate? Non prende autore di... È demonio, che poi lo chiamano demonio. Non ci sono diritti d'autore? Non percepisce. Marco Giusti non è molto d'accordo. Ma intanto non è scritto da lei. Allora... No, ma comunque anche se la maestro, non ci soffermi a queste bassezze. Ecco. Costantini, prego. Allora, prego. Prima che diventasse un classico, un monumento sacro... Carmelo Bene era un giovane, di una certa età, quindi lo ricordo quando era più giovane, molto dinamico e nel teatro si produceva in gesti spettacolari, soprattutto nei confronti del pubblico che lui disprezzava ferocemente. Vorrei chiedergli... Disprezzo ancora perché disprezzo me stesso. Vorrei chiedergli se nel frattempo il pubblico è diventato più meritevole di rispetto o più intelligente. Se sì... Perché e come? Se no, com'è possibile che il pubblico non sia diventato più intelligente nonostante il teatro di Carmelo Bene? Ma... Oh. Io non mi sono mai, dunque, non so che abbia parlato, ma non mi sono mai posto in pubblico. E nemmeno un privato. Quando dico privato, intendo privato anche del privato. E continuo a non pormelo. Il teatro è un buio incomprensibile. Parlare non può più, ma può cantare parole incomprensibili. Come Tireglia, come tutti i cantori sono infatti ciechi, accecati, non cecoslovacchi. Di conseguenza non mi sono davvero mai posto un pubblico. Adesso poi da eterno figuriamo. Ma perché almeno non ricorda quanto gratificava il pubblico con dei lavacri sacri provenienti da... Lavacri? Sì, solo una volta. Ma cosa? Credo che Costantini alluda... Con il liquido sacro proveniente dal suo corpo prezioso, se non ce lo ricorda. È contenuto in quella falsa mia omnia, non credo, quindi non è vero. Allora le potrei chiedere... No, qualcuno scambiò teatro e invece di un signore, si chiamava Alberto Greco ed era un pittore argentino, ad aver pisciato, pur se sacrosantamente, sul pubblico, sull'ambasciata o sull'ambasciatore dell'Argentina, scambiarono il teatro e lo attribuirono a me che ero in un altro teatrino. Venne fuori e io fui assolto perché non... Non era fuori stato luogo. Lui. Ah, eh? Non era non stato lui. Non sono stato io. Si sa benissimo. I cronisti... Ma non da ora. Basta andare a consultare... A Burcardo. L'archivio. No, l'archivio. L'archivio penale. Ogni cosa, vorrei chiedergli un'altra cosa. Oh, la procura... All'inizio della sua attività... No, ma meglio, sta chiedendo un po'... Troppa confidenza, io trovo. Adesso. Andiamo a parlare di lei. All'inizio comunque dell'attività del mostro sacro. Si parli. Il futuro classico, tra i critici che più lo sostenevano, figuravano due nomi celebri, Ennio Flaiano e Angelo Maria Ripellino. Ennio Flaiano, purtroppo sono entrambi morti, anche in età giovanile. Ennio Flaiano poi è stato super pubblicato, diventato uno scrittore postumo super pubblicato, mentre Angelo Maria Ripellino, che è lo scrittore italiano che io più amo, anche se questo non
può non interessarvi, è stato completamente dimenticato. Vorrei sapere l'opinione del Classico su Angelo Maria Rivellino. Non ho colleghi, noi classici non abbiamo colleghi. L'ho detto, non siamo autori delle nostre opere. Marco Lobo. Basta, la filologia porta al peggio. Cosa c'entra un artista che ha superato se stesso? Che sputa sull'arte addirittura, e non come Céline. Perché quello è un bel modo di scrivere. Io non ho bisogno di autodiffamazioni ulteriori. Mi sono autodiffamato abbastanza già prima d'essere eterno. Una volta per tutte. Non ho bisogno di questi ulteriori compiacimenti. Non accetto nessuna formula di narcisismo, che sia appunto una formula, ma che non sia la rovina in un fiume che passando porta via tutto, soprattutto l'immagine. Lodoli. A me mi ha invece colpito quella frase che non era piaciuta al Manzi, che era già apparsa in un libro precedente di Bene, proprio un saggio su Lorenzaccio. Fanno quello che vogliono, ma quel che si può non possono farlo. Chi può, può soltanto l'impossibile, no? Ed è un po' la frase che riapre il libro il classico della Bompiani. Io ho pensato questo, ascoltandola tante volte, leggendo le sue cose, vedendo gli spettacoli, che appunto questo disprezzo giusto della volontà che si capovolge sempre nel suo contrario, questa volontà di un impossibile, di un abbandono, no? Di un superamento dell'io. Ecco, mi sono chiesto tante volte se ha mai incontrato in un tragitto, se le è capitato di incontrare, per esempio, il Tao Te Ching, il taoismo, oppure la Bhagavad Gita, dove Krishna dice a Arjuna: uccidili perché sono già morti, no? Che sono delle espressioni e un tipo di pensiero che mi sembra che sia abbastanza vicino. Lei ha dei riferimenti invece soprattutto occidentali, come tutti noi, però ogni tanto mi sento invece il suo pensiero, o il suo non pensiero, insomma, ha a che fare con quella assenza, con quella scavalcamento dell'ego, abbandono verso l'attimo, no? Anche il fatto che l'atto è diverso dall'azione. L'azione è un progetto e dunque non è nulla. L'atto è ciò che accade, dovrebbe accadere al di fuori del progetto, in quell'incontro con l'istante, con ciò che ci sorprende anche. Tutto questo, lo chiedo, ha mai avuto a che fare nella sua un po' di ma l'ho svissuto come macchina attoriale. E nell'autografia di un ritratto, davvero, e questo è molto bene detto, ho detto non scritto. Non ho detto è bene scritto, è bene, molto bene detto. Anche se sono da quella prefazione estromesso. Ma l'ho svissuto come macchina attoriale, come attraverso la superba amplificazione fonica, perché Carmelo Bene è la prima persona oscenica nell'etimo ad essersi servito e occupato della strumentazione fonica amplificata, cioè dell'amplificazione, e quindi l'ho svissuto da attore dimesso, e come equivale un po' all'abbandono che nei miei concerti accade, diciamo miei, questi concerti loro propri, suoi, chissà poi di chi, dove la poiesis diventa flusso e non riferire un qualcosa a monte. Ecco, sull'atto e l'azione, proprio l'attore deriva, insisto ancora per l'ennesima volta, cioè perché mi ha chiesto prima una voce, mi ha attraversato, tanto mai inopportuna, sì, perché fuori di luogo, pisciava fuori dal vaso. Cosa cazzo mi ha chiesto? Mi ha chiesto una cosa che vi ha attraversato, si vede da qui è entrata, da qui è uscita, ma no, l'esperienza, sì, come mai non abbia inciso? Va bene, quest'io, ecco, che ancora senza io, che disfa se stesso continuamente in scena, ancora, ora sto preparando a dare spettacolo sceno di me, a dare doppio spettacolo sceno. Questa stagione e l'altra, ecco, e l'altra è il teatro da spettacolo o sceno di sé. Ma sì, ma perché la storia non ha esperienza,
Se io mi fossi affidato all'espressione, se fossi per un attimo da bambino caduto, se fossi inciampato nell'espressione, allora sì, ci sarebbe stata questa... Questo timor panico, questa paura, questo terrore. Non c'è, il terrore appartiene al passato, l'orrore al passato, il terrore all'avvenire, diceva anche sempre Aristotele, mi pare, anzi. Lui ormai ha nominato tutto, va bene, lo spavento o la simulazione macbettiana dell'autospavento appartiene a quello che noi ci dispacciamo per presente, ma non è assolutamente presente. Quindi questi maledetti attori, sia lirici sia di prosa, sì, hanno confuso l'etimo. Attore deriva da atto retorico. Lodoli rapidamente, è una figura quindi retorica. Ho molti che ora che non c'è. No, retorica, mi spiego. E non da agere, perorare. La Vergine Maria è l'advocata per eccellenza. Se no, gli zombie qui ripassano un po' di mariologia. Ecco. E non da agire. Agere è un altro verbo da agire. La ragione, infatti, di non aver capito mai un cazzo, ecco perché è inutile, l'esperienza poi non esiste, resterò sempre irrappresentabile, e après soi les déluges, va sans dire, non è vero? È proprio perché questi continuano a sfaccendare il palcoscenico. Vanno da qui, dice, lei entra di là, tu mi raccomando, non entrare, ma fingi, tu esci dalla comune, tu di qua, dove vanno? Fermatevi, arrestateli. La lettura va frequentata come oblio, come non ricordo della pagina scritta, perciò da tanti anni ho il bisogno io di leggere, ma solamente perché sorta la differenza dal testo. Perché questa pagina torni bianca, non l'escamotage del quadro bianco in tanta pittura così vacanziera del Novecento. È il Novecento che io ho messo sotto i piedi. Il Novecento è solamente una nostalgia invidiosetta del classico, un rimbellettamento dei morti, dei cadaveri. In questo obitorio si è sempre giocato, il Novecento ha giocato solo a truccare, a imbellettare questo, quest'altro lo imbellettiamo così, ecco questa finocchieria registica generale, questo infermierismo, va bene. Le avanguardie fanno schifo perché ignorano l'attimo, non il presente, ma l'attimo, quindi sono fuori dall'immediato. Ecco perché è proprio qui il segreto, è qui l'incoscienza summa, che purtroppo m'appartiene, alla quale io cioè appartengo, senza più essere io. Il non lasciar traccia alcuna, al momento del non agire, nell'immediato svanire dell'atto, che non è mai agito, esperito. Non lo possono capire degli attori di prosa. Lo volete capire? Non lo possono capire i cineasti. Lo volete capire, zombie? Dico ai cineasti, dico ai teatranti. Essi non sono il teatro. Essi giocano, simulano il teatro. Sono dei simulatori, cioè dei simulatori. È nato CB, chissà quando, perché non nacque mai. Ripeto, ecco, tutto mi piace, quello che mi spiacque, sì. Eterno. Allora, sono molti che hanno chiesto di parlare, facciamo possibilmente domande a Lodoli, magari dopo, abbia pazienza. Dunque, ha chiesto la Sastri, ha chiesto Palumbo, ha chiesto Buttafuoco, sì. Si parli, e Pestalozza, vero? Sastri, si rapidamente. Parlino, cioè, si parlino, parlino. È una simile attrice. Sì, rispondano. Ecco, si no, parli. No, io non voglio rispondere, io volevo dirle... che lei per me è un sommo. Beh. Non voglio domandarle niente. La domanda è non voglio chiederle niente. No, scusa, un attimo solo. Non voglio la domanda, niente. Zombie, è implicita nella risposta. In teologia, mi spiego? E qui siamo, questa sì, sera. Ma lei non può rispondere a una domanda che non c'è. Un attimo, no. Stavo placando degli euforismi, dell'euforia infondata. Nei confronti della Sastri erano, no. Non nei tuoi. Ma no, ma sì, ma... No, ma erano fuori. Della Sastri.
Prego. Io sono d'accordo quando riesco a capire quello che dice, non riesco sempre. Su quasi tutto quello che dice. No, ma io l'adoro. L'amo molto e penso che dopo di lei ci sia. No, no, aspetti, mi ascolti se vuole o se può. Se ne intanto. Se vuole o se può, mi ascolti. È brutto parlare quando ascoltano tanti, vorrei lo so, che non ascoltassero tutti. È la vita. Però volevo dirle, secondo me dopo di lei il nulla. Ma io ho l'impressione che in questo buio di cui lei ha parlato, il buio che è il teatro, e il buio che è dentro di noi, lei non sia stato mai così presente come adesso e quindi così vicino alla morte come adesso. Ma non lo so, ma no, io non ho detto il nulla. No, lei non ha detto nulla, sono io. Non ho detto il nulla, ho detto le deluge può darsi. No, parlavo ma di quel buio dentro, quel buio del teatro. Ma il buio è qui, il buio è qui. E anche il nero che veste lei, sì. È qui, ma voi siete fin troppo illuminati. Però per essere che dirle, un cimitero. Lei non mi risponderà, ma secondo lei sì. È vero che in no, questo... No, mi perdono, il nulla sì. l'ho frequentato io, va bene? Sono sicura. Distruggendomi. Va bene, ecco, dopo torneranno come tornano senza rifletterci nemmeno un attimo. Ma lei è meraviglioso perché rappresenta proprio in questo momento di fine millennio il problema, la crisi dell'arte, perché vive la contraddizione di chi non la vuole rappresentare più. È lei che aspira tanto alla morte, credo che però, purtroppo per lei, non sia stato mai così vicino alla vita, perché in questo momento ci sta rappresentando. Ma si è morto tante volte, non muore tante volte più. Si rinasce però, e si rinasce, sa? Perché vita e morte sono sempre una dietro l'altra, bellissima. Sì, va bene, ma si rimuore. E si rimuore, si rinasce. Dobbiamo accettare l'eternità del classico. D'accordo, ripeto. Infatti lei è morto con quell'eternità, ma rinascerà. È una poltrona, questa comodità dell'eternità, dell'immortalità del classico, questa sera non voglio mollare. Bravo! Non sono disposto. Oh. Bravo, quindi, poetico, bravo. Ecco, siate molto rispettosi, non nei confronti di questa poltrona vuota, ecco, ma del cervello che vi manca. Un attimo, Lidia. Luigi Pestalozza, là dietro. Rapidi adesso, prego. Voi ma siete nella rappresentazione. Ovviamente mi rivolgerò a Costanzo, così... Parli con me. Augurandomi che Carmelo Bene ascolti. Casomai lei ha una certa entratura. Ascolto io, posso farvi... dire una parolina buona. Bene, ça dépend. Per me. Prego, Pestalozza. Non credo, anzi, un grande fastidio per i geni, per i classici, sono un'invenzione dei subalterni. Non esistono, esistono dei libri, esistono delle opere, esistono dei lavori. Carmelo Bene è un personaggio col quale ovviamente convivo da 30 anni, da 20 anni. Ricordo Al Gerolamo in una compagnia di coraggiosi negli anni 50. Fin da allora, credo che si ricorderà anche lui quella avventura fantastica. Quando dimenticherà? Ecco, no, io non dimentico affatto, c'ho qua davanti... Un'immagine ho dei ricordi, vivo tranquillamente senza pensare a Carmelo Bene, quindi può stare tranquillo. No, penso che così stasera, questo è davvero un elogio, ho capito poco perché c'è un voluto, come si può dire, decor, incalzare di libere parole filosofiche in libertà, appunto c'è una ripetizione, chiedo scusa, ma sottolinea, che lo rappresentano molto bene. Credo che al centro di, ho sempre pensato questo, e anche i suoi incroci con la musica, col fatto, è sbagliata la parola musica, di Carmelo Bene mi ha sempre molto, sempre chiedo scusa, ma riguarda il passato, colpito la capacità di scardinare il teatro, di riportarlo a un fatto, a una categoria che l'interpretazione, il teatro come interpretazione, cosa che ritengo oscena, aveva dimenticato, cioè il suono, la questione del suono, il suono rispetto al testo, il suono che fa scomparire il testo, non perché lo annulla, ma perché pone la questione della trasmissione, l'ha accennato lei,
Carmelo Bene è stato un passaggio del suo primo intervento della trasmissione orale, dell'affidamento non alla memoria ma all'acquisizione psicologica delle cose che ci si dice a una memoria quasi inconscia. Questo è stato a mio giudizio il momento importantissimo di Carmelo Bene, che implica però un'altra cosa, che secondo me ha gestito, ha governato in maniera non sempre controllata, cioè l'ascolto, ha posto la questione dell'ascolto. Qui c'è l'incrocio non tanto con quello che la musica del nostro secolo ha scoperto. Gesang, Klang, Farbe, Melodie, non mi interessa, il suono, musica precedente, il suono veniva dopo la musica. Nel nostro secolo la musica più intelligente, non mi interessano i geni, la musica più intelligente che ha individuato la crisi dei rapporti ha posto la questione del suono. Carmelo Bene l'ha posta. Gli chiedo se la coscienza dell'ascolto è per lui un fatto determinante. Secondo me certe volte lo travolge, anche stasera, per fortuna c'è questa seconda parte in cui risponde. Quindi adesso abbandono Costanzo e mi rivolgo a lui. L'ascolto, la questione dell'ascolto per me è importantissima nel suo lavoro. Vede, a parte certi sforzi, io riconosco forse al solo Luciano Berio sulla musicistica, non sulla musicalità contemporanea, appunto io non c'entro, come ho sempre scontato. L'uso dell'amplificazione mi ha posto da diversi anni, mi ha imposto di comunicare scavalcando la comunicazione, quindi di non comunicare più. Mi ha interdetto la comunicazione, sì, da precipitarmi da un dentro, da un interno, in un altro interno, il suo, mettiamo, il suo da ascoltatore. Ma in questo, quello che viene spacciato è proprio l'ascolto, perché l'amplificazione, l'ha osservato più un linguista, può apparire a primo acchito un massimo di livello, di volume, ma al tempo stesso questo massimo corrisponde al suo, legge fisica, minimo di emissione sonora. Ecco perché gli attori devono smettere di dire parlo con la mia voce, no, nessuno può parlare con la propria voce, nessuno può parlare, anzitutto. E si riferiscono, ma lasciamo perdere il teatro di rappresentazione di Stato, non ci riguarda. Quello che rimane quindi a questo punto è di tagliare lo filo, diceva Giuseppe Desa da Copertino, che Dio lo benedica. Vuoi liberare questo uccellino, diceva il bambino, con un filo lasciava svolazzare un morente passerotto. Ma io lo allungo questo filo, replicava il bambino. No, se vuoi liberarlo bisogna tagliare lo filo. Ecco, mi si sentiva, ho detto nell'autografia del ritratto, forse un po' troppo in sala, quasi un fastidioso suggeritore mi mediasse. Ho dovuto quindi ampliare, ecco, è come un gesto che propongo ancora nell'autobiografia del ritratto. Se noi guardiamo un dipinto, un quadro, un'immagine a questa distanza, noi ne vediamo tutti i contorni, poi lo avviciniamo, vediamo meno, lo avviciniamo, vediamo ancora meno, poi un dettaglio, così non vediamo assolutamente più nulla. Questo è il teatro. Questa è la grande musicalità. Cosa rimane quindi? Non rimane più il suono nella voce. È dimenticata nell'oblio della lettura, sottratta finalmente allo scritto del morto orale, ma all'orale medesimo. Del suono resta l'alone, cioè la resonanza. E allora cosa ho fatto o cosa mi ha disfatto? Sommare, creare una simbiosi, un'alchimia tra l'epos e il lirico. Non era mai stato fatto prima di questa eternità. Lei segue la musica, quindi
può seguirmi su questo. Ecco, non era mai stato fatto. E forse non sarà fatto, chissà, per quante ancora centinaia d'anni. Non dico questo perché ci vogliono davvero tante vite, in quanto per ottenere lo 0,5% di qualcosa che ti persegue, che tu stai perseguendo a tua volta, un cane si morde la coda, bisogna superare gli ostacoli d'agibilità, di permessi del vostro governo di merda, va bene? E si estenua in pratiche burocratiche, bisogna avere dei rapporti, gestire dei rapporti umani, ecco. Io dicevo sì, restituire all'uomo, almeno stasera, ricordatevi cari zombie, un po' dell'uomo, però un momento, ma l'uomo non è buono, a questa sola condizione ricordatevi dell'uomo, lasciate davvero che i morti seppelliscano i morti. Stragi, distruzioni, incendi. Ebbene, diceva Gesù, tutte queste cose verranno, ma alla fine non sarà subito dopo. Chi non abbandona suo padre e sua madre, e non dico mi segue, ma quanto si smarrisce, e non si smarrisce appunto, inciampa ancora nei discorsi, e nel mondano, e nel sociale. Morti, tumulati, tumulate a vostra volta il sociale. Siete veramente ricoperti di sociale, di mondano. Mi manca molto Copertino stasera, Copertino celeste, la patria di Giuseppe Maria Vela, dell'asino che volava. Ed era illetterato ed idiota, fuori dal sospetto di qualsivoglia cultura. Ecco il Novecento, ecco la cultura, ecco invece dell'immediato di cui era capace Bellini, Rossini, Donizetti, altri nell'Ottocento, ecco la saggistica su queste cose, ecco il discorso sul fare, ecco la struttura, ecco le strutture che si sostituiscono come la storia. Ecco, come l'arroganza dell'azione di qualunque storicismo si voglia e non si voglia, all'immediato, del misfatto, all'atto, cioè. Non so più che mi dire. Pierangelo Buttafuoco. Pierangelo Buttafuoco, prego, buonasera. Buonasera. Per chi viene dal sud del sud, del sud dei diavoli, a dispetto dei santi, Carmelo Bene è stato un nutrimento, perché sono state tante le cose che hanno attraversato chi si è ritrovato contemporaneo a un classico. E quindi vorrei chiedere se è imbarazzante per un classico essere raccontato poi come un reazionario dionisiaco, come un qualcuno che è politicamente scorretto, come un qualcuno a cui prima o poi gli arriverà un bel fondo di bobbio tutto contro. Lo chieda Dante. Perché non lo chieda Dante? Facciamo a Dante questa stessa domanda. Appena il tempo di invitarlo. No, come fa? Certo, si capisce. Imbarazzante, è vero? Non è vero? Non è vero? Ma Dante le ha pure beccate. No, dico facciamola a Dante, facciamola. No, perché qui se no il concetto di eternità, in quanto estinzione, senza tracce. E c'è la traccia della democrazia che incombe. Ma quella incombe su voi zombie, non su me. Crepi la democrazia. Sottoscrivo. Crepi la Repubblica. Crepi il Presidente della Repubblica. Beh, adesso non esageriamo. Allora, non esageriamo perché poi... Ma non può... se ne avrà male, è un classico che glielo dico. Il Presidente può comunque... È un classico, glielo augura. Non è un cittadino. Basta con i cittadini, zombie, anche da morti continuate a fare i cittadini. Basta con le tasse, basta con le non tasse. Liberatevi della libertà soprattutto, liberiamoci della libertà. Niente così vincolante quanto la libertà. Sputate sulla libertà e sui tribuni della libertà.
soprattutto. È difficile disfarsi della libertà. Ah, maestro, io c'ho i consigli per ma vorrei ammazzare, ma c'ho i consigli per acquistali tutti. Consigli per acquisti. Un attimo, prima di Lidia Mancinelli, Carmelo vuol dire? Una cosa, perché... Potete fare un po' di silenzio, tra le voci in galleria. Veramente del coro dei morti di Federico Ruiz, leopardiano qui. Per cortesia. Vivemmo. Ho sentito santità, no? Io quando mi riferisco a Giuseppe Desa, a parte che è impossibile riferirsi a niente, da Copertino... all'asino che volava, intendo sempre riferirmi, ecco, a un quid che la santità ha ecceduto. Così come credo che certo Bacon, certo Bernini abbiano ecceduto o quasi ecceduto, ma quel quasi è terribile. L'arte, è vero Zelio, ma non si può dire di tanti, ma non di tanti, anche artisti, sommi, grandi artisti, ma non per questo, ai limiti. Ecco. Decedere l'arte medesima. I critici lasciamoli stare, abbiamo già, quelli sono dei morti che fingono ancora di essere morti. Si capisce perché. Lidia Mancinelli. Buonasera Carmelo. Buonasera. Io innanzitutto non voglio fare domande, ma sono qui, mai avrei rinunciato al piacere, alla gioia di questa serata, quindi sono qui per questo. Però, un'altra cosa ancora, un ringraziamento per avermi dedicato uno splendido capitolo del tuo libro in questione di questa sera. L'incomprensione, ecco, io non so se si muore certo, se si rinasce, io non lo so, la signorina è più certa di me. Se dovessi rinascere, sono qui anche a dirti che rifarei tutto quello che ho fatto. Premetto questo, leggendo questo capitolo, molto poetico, molto bello, mi ha colpito appunto un fatto, una cosa che ho qui scritto, ma soprattutto quando tu dici che il significato è un sasso in bocca del significante. Ecco, questo mi ha fatto riflettere. Lacaniano questo. Sì, mi ha fatto riflettere che tutta i gazzettieri, non i critici, perché la critica è un'altra cosa, insomma, come ho imparato da te. Peggio. Sì. Ecco, hanno sempre cercato, ma nemmeno il significato in quello che tu facevi, ma neanche... non si sono mai soffermati o hanno spiegato, non hanno mai aiutato il pubblico soprattutto a capire. Ma non devono aiutare il non pubblico, devono, però ci mancherebbe anche questo. Si sono sempre limitati al significato spicciolo e questo qui naturalmente non capendo neanche quello, vero? La gente dicevano sempre peste e corna. Ecco, tutte queste persone per 18 anni e mezzo, 19 con cui io ho lavorato vicino a te, ecco, hanno fatto tanto perdere tempo. Ci hanno fatto tanto perdere tempo. Poi dici un'altra cosa in questo capitolo, e la leggo perché la vorrei citare testualmente: che sarebbe dei nostri progetti se subito compresi dal prossimo nostro venissero e non ci leggo senza occhiali, esauriti immediatamente. Esauditi. Ecco, certo. Allora io mi sono anche così, è fantascienza questa, ma se tu fossi subito stato compreso, subito esaudito nei tuoi propositi, ecco, che sarebbe stato il tuo teatro? Quale sarebbe stato? E oggi forse non saresti Ma è inesaudibile, non scagionata l'azione, la volgarità dell'agire e patire, si è fuori dall'opera in tal senso, al di fuori del dover essere, anche e soprattutto del dovere essere, e quindi non si è più autori di quello che ci dice o che per noi, non più noi, si va dicendo, e qui torniamo all'alone, siamo di là addirittura dal suono medesimo, siamo di là dal... non soltanto dall'orale o dal senso, ecco, che non è poi il non senso, il fuori dal senso, no,
ma siamo talmente di là da non ritenerci più attori di nessuna azione, nemmeno attori, quindi, d'un misfatto, cioè d'un atto, coincidendo, l'abbiamo già detto, o ci ha già, ahimè, detto, mi pare, l'atto coincidendo col suo immediato svanire. E quindi come oblio del medesimo e sputtanamento totale dell'azione, che poi si arrogherà dopo storicamente chissà che cosa. In questo senso, non essendo più autori di nessuna opera, producendovisi, questo è molto importante, non si può produrre, non si può più dare, infischiandone, ripeto, soprattutto del dover essere etico, quindi estetico, non si può essere più autore, non si può dare più opera d'arte, non resta che essere, si è capolavori. Maria Ines Palumbo, prego. Buonasera. Senta, ho cercato di ascoltarla con il massimo dell'attenzione, molto capito, qualche altra cosa mi è sfuggita. Comunque è stato molto interessante, perché in quello che lei dice c'è sicuramente, ci sono sicuramente delle grandi verità. Però io, zombie, ho smarrito l'anima e non le chiedo una risposta perché sarebbe contraddittorio ciò che lei ha affermato prima, però le chiederei un po' di luce per ritrovare la mia povera anima. Scusi, per lei chi è Dio? E quanto di divino c'è in lei? Grazie. Non so chi parla della parola anima. Amico. Chi ha smarrito l'anima è... Ci ha definito defunti. La lascia andare. L'anima, sì. Infatti sta fluttuando, sì, qui, infatti, però vorrei farla fluttuare con un po' più... Anche vostra Santissima Madre Ecclesia vi ha promesso la resurrezione della carne, ma non dell'animuccia. Ma l'anima è immortale. Ma secondo quale chiesa? Io sono fuori dalla chiesa. La vostra chiesa cattolica, apostolica, romana, no. Vi promette una bella resurrezione della carne. Beh, ma sull'immortalità dell'anima non hanno parlato solo i cattolici. Insomma, c'è tutta una filosofia che ha dibattuto e ha discusso sull'immortalità dell'anima. Quindi mi sembra un po' riduttivo parlarla e relegarla. Se vuole le faccio una digressione più importante. Tanto... se non ci ho capito niente di quel che ho detto io, come beata lei ci ha capito qualcosa. Ho dissipato tante di quelle eternità, tante vite, per sfrondare, per togliermi di scena, che bisogna, se è l'oblio, come può chiedere all'oblio di ricordare? So una sega, direbbero a Firenze. Ma davvero, non ne so niente. Non potete più recensirmi, importunarmi. Invece una cosa posso dire. Ecco, sull'atto dell'azione c'è anche un altro impiccio. Ecco, l'impiccio è quello di non avere chiaro. Chiaro vuol dire ricevere, esserne folgorati, mi spiego. Anche se ciechi. Non capire. Esserne abbracciati, non abbracciare, non comprendere, esserne visitati, bisogna essere visitati, non visitare come tutte queste greggi che vanno al Louvre e senza, perché le lasciano entrare, in nome di questa tirannia delle plebi, di questi candidati, di questi eletti elettori, non si capisce più un cazzo davvero. Hanno capito che è troppo facile, quindi l'abbiamo detto agli esordi, tutti vogliono provarci, dice, ce l'ha fatta Tizio al paese mio, adesso vi ci metto anch'io. Altro che votarlo, vi farò votare finalmente. E questo è successo. Ecco, l'atto e l'azione, anche l'eros e il porno. Così le faccio un regalo. L'eros implica, e Bataille c'era caduto a pieno, perché era un catto comunista anche lui, e al di là di ogni maledurante metafisica della spessiante presenza di un Dio che non sia la teologia negativa, ben inteso, la sola che sia interessante, l'altra, quella greca soprattutto, la scelta patristica, ma quella dogmatica non ci interessa,
dicevo, stando alla carne, pensando a Francis Bacon, a Ender, mi è venuto in mente poi ancora la carne. Dunque, Bataille dicevo è caduto nell'eros, nell'erotismo, ma l'erotismo è un'eccedenza, è un dar di fuori sempre, è un dimenarsi, romantico o meno che sia. Non capita sempre di leggere Cime tempestose, no. Magari. Ma dell'io, che si pone davanti a un oggetto. Questo è l'oggetto, ecco. Costanzo è l'oggetto dei miei sregolati desideri in quanto io, di questo medesimo, di quest'io. E qui siamo nell'eros. Se voi... mi contraccambia, se il plagio funziona, direbbe Stendhal, se si verificano le varie cristallizzazioni, numero 1, 2, 3, eccetera, ma sono in realtà infinite. Ecco, Schopenhauer dice invece quando sentite un innamorato che sta così a sospirare, non sta sospirando, quello è il sospiro della specie, è il gemito della specie, è il mettere su famiglia. Ci sono altri morti che vogliono nascere, che vogliono rinascere, come l'erba che spunta, mi dà sempre un grande fastidio, la primavera, proprio questi ritorni sempre dell'eterno, questo non rassegnarsi a restare inorganici, mi spiego. Quindi allora se noi ci dimeniamo, io e Costanzo, nell'eros, non ne usciamo, no. da questo impazzimento. Scusami, ti prendo oggetto, e allora l'oggetto davvero in questo caso sarebbe l'oggetto del mio desiderio, cioè Maurizio Costanzo. Ecco, il soggetto CB in questo caso non è altro che l'oggetto squalificato, ha detto benissimo un non più pensatore, Deo Grazia. Questo si svende sul mercatino delle pulci dell'erotismo. Il porno, lo oscene A da alfa privativo, o scene fuori dalla scena, tutto quanto non è di scena, ecco, non si pone più, non pone più un soggetto davanti a un oggetto, va bene? Ma nell'abbandono totale del contemplarsi, del riguardarsi anche in atteggiamenti, si chiamano osceni, appunto, perché non siamo più in casa come Teresa d'Avila, come San Juan de la Cruz, come Ruisbrock, come i grandi mistici, con la testa. Non siamo più in noi, non siamo più soggetto, io e Maurizio Costanzo, ma il soggetto diventa un tutt'uno, torna a fondersi col suo oggetto, non lo vuole più conoscere, si misconosce, si auto-misconosce nella fusione col suo, non più suo, oggetto. Questo è il porno, questo abbandono. Franz Kafka. Ma scriverò io forse qualcosa, o anzi dirò io, in un'altra ancora mia eternità, qualcosa su Franz Kafka, che va giustamente sottratto sacrosantamente all'eros e restituito a quello che è l'unico, il vertice del porno, da Adamo a voi. Bene, bellissimo. Giordano Bruno Guerri. Tutti si sono sforzati di farle delle domande intelligentissime per dimostrare di essere vivi. Io non devo dimostrarle un bel niente, quindi le farò due domande stupide. Perché due? Basta una? No, due. La prima è che, se non ricordo male, lei con tutta questa sua foga contro la democrazia e il parlamentarismo, ai tempi di Pertini chiese di essere nominato senatore a vita. Io? Quest'io? Sì. No. Ricordo Sandro Pertini, eravamo buoni amici perché mi stimava molto, ma io stimavo lui molto. Guardi, non neghi, eravamo perché amici, possiamo non... ritrovare l'Italia. Silenzio un attimo, si è disciplinato, caro Zombi. Vuole conoscere non una risposta, ma diciamo un equivoco. Ecco, chiediamolo. Si era svuotato un qualcosa al Senato. Non ricordo più. Ma come l'era svuotato? Non come in questi giorni. Ma davvero, ecco, un decesso. A prescindere, io non ero ancora immortale, quindi non...
nulla aveva che spartire con questo qui pro quo, qui presente assente. E Sandro Pertini mi interpellò al telefono: chi facciamo, chi faccio senatore? Mi propose Eduardo o qualcun altro. Era improponibile qualcun altro? Dissi Eduardo, peggio senatore Eduardo, non io. Va bene, la seconda domanda. Lei è come fascista? Maestro, la prego. Una seconda domanda. Eh? Era molto breve, una seconda domanda. Prego, Guerri. Ho chiesto se è fascista. Mi sembra proprio di sì. Guardi che io non metto nella parola un significato offensivo, però vorrei che mi spiegasse questo odio, questo disprezzo per la democrazia. Ma io ho tanta simpatia per il nazismo sano, addirittura, semmai, vede, semmai, equivoco per equivoco andrei fino in fondo. Cioè, cosa verrebbe di bello? Negri, ebrei, chi? Fino in fondo non è cioè, cioè non vale a dire. Insomma, ci dichiari qualcosa di concreto in fine serata dopo tante chiacchiere? Ma io detesto l'uomo! O sia ebreo, o negro, sporco, o cinese, mi fanno schifo gli uomini! L'ha capito ancora, l'è entrato in culo, non in testa. Oh! Guerre. Oh! Calme, bene, calme, calme. Signore! I zombie! Signore, signore! Questo è un classico, dopo 100 minuti di Carmelo Bene questa è la reazione, anche l'altra volta. E non è niente. Le chiedo scusa per l'eccesso. No, 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 io posso anche lasciare entrare Carmelo Bene nel mio culo, se, no, no, io se no. Gli interessa. Ma non mi sembra una cosa interessante. Allora, lei detesta l'uomo, bene, mi dica cosa ama. Non ha fatto altro che citare pensieri di uomini. Sì, ma faceva domande, due stupide le ha fatte davvero. Sono risposte, se le dia, no? Allora, la domanda intelligente è questa. Lei ha detto che detesta adesso l'uomo. È tutta la sera che cita pensieri di uomini. Di uomini? Lui dice, lei sembra una fabbrichetta di citazioni. Ma è tutta la sera. Nelle nozze di Figa, anzi nel Don Giovanni di Mozart, c'è un certo punto, mentre la parella apparecchia la cena, sta autocitando nozze di Figaro. O no? Cosa ne so se sei, oltre a essere Lorenzaccio o Aguirre o Micheletto o il Valentino in persona? Cosa ne so chi io mi sia? Cosa, senta, bene, scusi, visto che parliamo io e lei, la io ho detto prima, è tutta la sera che dico, tutta la sera che mi lascio dire una cosa fondamentale però. Poveri zombie, tutta la sera, per Dio, ho detto mi interessa dell'arte l'eccesso dell'arte, mi interessa dell'uomo l'eccesso dell'uomo. Oh, a voi, ecco, no, ecco, ditelo ancora, Dio vi benedica, ditelo ancora, oh, ditelo ancora, infatti ci sono due versi al finale del mio maso proprio, ecco, essere in due in famiglia, che finora non avevo meritato di trovare libero il cesso. Siete liberi? Siete liberi? Bene, bene, mi scusi, in conclusione, ecco. Guardi, io sono venuto qui per renderle omaggio perché la stimo moltissimo, però l'ho trovata sottotono e un po' noiosa, e con questa storia gli zombie, due palle! Ma... non si può sempre importunare, infatti ci scappa spesso detto, vero che scappa a tutti? Mio Dio, che giornata piovosa, mio Dio, ma cosa c'entra Dio con la giornata piovosa? La pioggia è la vostra, la noia è la nostra, non possiamo inveire contro un classico.
Cioè, non possiamo prendercela allora, sempre sento, con il Signore Dio. Non è possibile, ogni cosa che accade è una volta, a furia di dire piove governo ladro, ora che piove davvero per colpa di un governo pare, nessuno dice ladro a questo governo. Nessuno dice piove, oppure lo dicono, vabbè, anche lì deformando, cioè informando i fatti. Ve ne informano, siete uno sformato. Senta lei, Classico, lo sa che è stato pubblicato... Ma lei sta parlando troppo con me? Lei è stato pubblicato nella peggiore collana di classici italiana. Ma va bene, c'è Elliot! Perché meglio sono le spighe garzanti, meglio sono i millenni in Audi, meglio sono i meridiani Mondadori. Come mai si è accontentato? Ma perché mi devo accontentare? Governo ladro. Non l'ho sollecitato io, nel modo più assoluto. Inoltre, mi basterebbe la vicinanza alla Foridiana del più grande poeta del Novecento come Thomas Eliot, ecco. Bene, mi sembra di aver fatto divertire abbastanza. Per farmi felice, ma la felicità non è felice. Maestro, consigli per gli acquisti. Acquistali. Maurizio Giammusso, è fuori dal... Prego. Ecco, devo dire che l'acme della serata l'abbiamo raggiunta... Abbiamo raggiunto soltanto negli ultimi minuti, in quel bellissimo scambio tra palcoscenico e platea in cui si parlava di eccesso e si rispondeva del cesso. Cessi, scambio... la banda. Sì, no, è uno scambio da Petrolini, molto bello. Cessi! Sì, in questo filone mi veniva anche di pensare, e certo non di chiedere, visto che le domande sono negate, o meglio, le risposte sono negate, mi veniva di domandarmi qual è il privilegio del classico e dell'essere classico. Allora uno dei privilegi sono qui, impallato dalla telecamera. Allora uno dei privilegi dei classici è quello di vivere sempre per l'eternità, come appunto diceva Carmelo Bene. Vivendo sempre e per l'eternità ed essendo sempre contemporanei, come dice qualcuno, essi sono interpretati ogni volta. Ecco, mi chiedo chi potrebbe interpretare Carmelo Bene oggi o appena domani. Mi vengono in mente i nomi che conosciamo proprio in questo teatro, che so, Lello Arena, Bergonzoni, Masciarelli, cioè, insomma, state lieti anche voi spettatori, se non capite non è grave, e se invece fosse interpretato da questi attori, da questi fantasisti, capiremmo che sono tautologie, che sono sciocchezze enigmatiche e basta. Una risposta. L'hanno scambiata per uno spettacolo, la loro tomba. Passo l'hanno scambiata per uno spettacolo. Passo ad altro. Giammusso. E lo so, i classici rispondono quando possono e se non possono non rispondono, gli interpreti rispondono per loro. Era una considerazione più che una domanda. No, è una considerazione, non è una domanda, me la sono domandata da solo e me la sono risposta a pure. L'ho compreso e ringrazio. E ringrazio, prego. Perché non si può importunare davvero. C'è una giovane attrice che si chiama Irene Buffo, prego. Attrice e giovane. Due cose negative insieme. Dite alla giovine. No, io devo dire che sono molto affascinata da lei, la stimo molto come attore, come genio. Non ho finito. Non avevo finito comunque, vedete la fine, poi vi giudicate. È qua. Mi vede? Oppure il genio non ha occhi per vedere noi poveri zombie? Sente che frastornano, non me, perché sono... Ha ragione. Ero lì. Prego. Quindi, niente, volevo intanto sapere, anche se lei sicuramente non mi risponderà, perché Carmelo Bene è qui, è presente insieme agli zombie. Si fa vedere dagli zombie. Perché è qui? È stata una lunga trattativa. Sì, ma alla fine il genio ha deciso, il classico ha deciso. La domanda?
Ah, questa era perché qui? No. Allora, primo perché qui, poi altre cose. Invece di mandarle a dire dite alla giovine, si pelle pura, capi una vittima nella sventura, eccetera. Ma non cantiamo adesso. Allora. Ecco, se io sapessi perché sono qui, non sarei qui. Questa è bellissima veramente. Mi hanno colpito delle tante cose di lei, tra cui lei ha citato la domanda, Maria, grazie. La Madonna. Ah, siete tra zombie, anche, ecco. Anche la Vergine Maria. Ha detto che lei è l'avvocata prima. Non l'ho detto io, no, l'ha Mariologia. Detto prima lei. In Mariologia. In Mariologia è l'avvocata. Sì. Lei tempo fa ha scritto un libro che io purtroppo non ho avuto il piacere. Sono comparso alla Madonna. Sono apparso alla Madonna. Alla Madonna, ed era lui. Vorrei capire che cosa ha detto lei alla Madonna, non la Madonna a lei, perché se lei è apparso alla Madonna, è lei che ha detto qualcosa alla Madonna, non la Madonna a lei. E poi una volta ha scritto... E poi una volta lei ha scritto su una rivista, perdonatemi, la Madonna è una puttana. Lo ha scritto lei... Io vorrei adesso evitare eccessi, se fosse possibile, quindi no, lei come? Non stimoli ulteriori eccessi. Ma non ne vedo. Quindi no, questa quest'ultima cosa la ritengo non detta, né se ne assume personalmente la responsabilità. La teologia positiva, cioè dogmatica, a me non interessa. Anche nell'Ulisse di Joyce c'è scritto italiano nel testo questa cosa rovesciata, cioè prima l'aggettivo, poi il nome... di Nostra Signora, ma non si può estrapolare qualcosa da... No, ma poi comunque, voglio dire, non ammesso che sia stato detto, non... Va bene, non... Detto poteva, non mi interessa di Poteva lei evitare... Teologia positiva non mi interessa, cioè di dogmi, non mi interessa. Allora, vaffanculo a tutti i dogmi. Ecco, è contenta adesso? Ecco. Quelli rientra nei dogmi? Non mi interessa, mi interessava, ho detto per esempio, coinvolto la teologia negativa, si chiama, che è un altro ramo della patristica, più greco che non latino. Elsa De Giorgi. Io avrei parlato più volentieri prima di quest'ultimo scontro con... Non ci sono scontri, non c'è No, avrei preferito legarmi a... Sono gli zombie che danno la testa al muro, alla cassa. Certi tuoi momenti che sono stati felicissimi. Al baule. Felicissimi. Dunque, cominciamo col premettere che siamo davanti, anche se questo poi può provocare una ironica... Vabbè, non fa niente. Questione, però siamo davanti a una delle persone più intelligenti del Novecento, della seconda metà del Novecento italiano, e non solo italiano. Io sto leggendo in questi giorni un libro bellissimo che è quello di Maria Corti, Colloquio in pubblico, dove c'è un percorso della cultura italiana, soprattutto di tutto quello che ha fatto l'avanguardia filologicamente, dal strutturalismo alla semiotica, a Eco, insomma, apparizioni, Calvino, eccetera. E devo dire sinceramente che il mio pensiero ricorso molto spesso a quello che ha fatto bene, perché si parla giustamente di un annuncio che fu molto importante e toccante per la nostra generazione, che fu il famoso mare dell'oggettività, un saggio di Calvino negli anni 55, e dove c'era proprio il rifiuto a questa oggettività, questo mare dell'oggettività, a questo prendere atto della realtà. Ma insomma, Carmelo Bene questo lo ha portato nel teatro con uno scrollone veramente verso e contro tutta la ingegneria e la sopraffazione registica degli oggetti di scena, delle entrate, della costruzione, ha perfettamente ragione, completamente falsa del teatro. Ha una concezione della recitazione che era già diventata lettura intellettuale e non più interpretazione, vero? Con una dissacrazione, ma anche con una chiarezza che è tipica del genio, perché in fondo il genio è quello proprio che sottopone la retorica dei pensieri, anche grandi, vero? A una tale
sottrazione o deformazione, per cui poi da questo vengono fuori delle realtà insospettabili del pensiero. Ora, noi non siamo abituati molto a pensare che ci sia una istituzionalità del pensare, della nostra cultura, mediata. Questo è un po' il vizio italiano. Signora De Giorgi, la domanda, questo grazie. È un po' il vizio italiano. Io non vorrei fare domande, io vorrei soltanto dire questo, che insomma a Carmelo Bene, secondo me, si deve, proprio da un punto di vista culturale, quella attenzione che persone come allora, all'inizio proprio del grande momento, diciamo, del famoso 63, che poi non ha risolto niente, però ha risolto gente come Albasino, ha risolto gente come Flaiano, e che sono stati i primi con me ad avere verso Carmelo Bene questa attenzione. Quindi dico, a parte le provocazioni, a parte il gioco stupendo che lui solo si può permettere, perché lui parla, dice, non parla, dice, e la parola detta, quello che lui dice sulla parola detta è un discorso assoluto, perché il linguaggio dell'attore è assoluto in quanto è quello del corpo, è quello della voce, è quello della parola. Non è una semiotica così che si può cancellare e correggere, c'è questa immediatezza. Quindi lui, quando anche parla, anche oggi, anche con tutto, mi spiace, infatti ti confesso, Carmelo, che mi spiace questo finale. Un attimo, prima di Lidia Mancinelli, Carmelo vuol dire? Una cosa, perché potete fare un po' di silenzio tra le voci veramente del coro di morte di Federico Ruiz Leopardiano, qui per cortesia. Vivemmo. Ho sentito santità, no? Io quando mi riferisco a Giuseppe Desa, a parte che è impossibile riferirsi a niente, da Copertino all'asino che volava, intendo sempre riferirmi, ecco, a un quid che la santità ha ecceduto. Così come credo che certo Bacon, certo Bernini abbiano ecceduto, o quasi ecceduto, ma quel quasi è terribile. L'arte, è vero Zelio, ma non si può dire di tanti, ma non di tanti, anche artisti, sommi, grandi artisti, ma non per questo, ai limiti. Ecco. Decedere l'arte medesima. I critici, lasciamoli stare, ne abbiamo già, quelli sono dei morti che fingono ancora di essere morti. Lidia Mancinelli. Buonasera Carmelo. Buonasera. Io innanzitutto non voglio fare domande, ma sono qui, mai avrei rinunciato al piacere, alla gioia di questa serata, quindi sono qui per questo. Però un'altra cosa ancora, un ringraziamento per avermi dedicato uno splendido capitolo del tuo libro in questione di questa sera. L'incomprensione, ecco, io non so se si muore certo, se si rinasce, io non lo so. La signorina è più certa di me. Se dovessi rinascere, sono qui anche a dirti che rifarei tutto quello che ho fatto. Premetto questo, leggendo questo capitolo molto poetico, molto bello, mi ha colpito appunto un fatto, una cosa che ho qui scritto, ma soprattutto quando tu dici che il significato è un sasso in bocca del significante. Ecco, questo mi ha fatto riflettere. Nella Caniano questo. Sì. Mi ha fatto riflettere che tutta i gazzettieri, non i critici, perché la critica è un'altra cosa, insomma, come ho imparato da te. Peggio. Ecco, hanno sempre cercato, ma nemmeno il significato in quello che tu facevi, ma neanche, non si sono mai soffermati o hanno spiegato, non hanno mai aiutato il pubblico, soprattutto a capire. Ma non devono aiutare il pubblico, devono, però ci mancherebbe anche questo. Si sono sempre limitati al significato spicciolo, e questo qui naturalmente, non capendo neanche quello, vero? La gente dicevano sempre peste e corna. Ecco, tutte queste persone per 18 anni e mezzo, 19, con cui io ho lavorato vicino a te, ecco,
hanno fatto tanto perdere tempo, ci hanno fatto tanto perdere tempo. Poi dice un'altra cosa in questo capitolo, e la leggo perché la vorrei citare testualmente: che sarebbe dei nostri progetti se subito compresi dal prossimo nostro venissero, non ci leggo senza occhiali, esauriti immediatamente. Esauditi. Ecco, certo. Allora io mi sono anche così, è fantascienza questa, ma se tu fossi subito stato compreso, subito esaudito nei tuoi propositi, ecco, che sarebbe stato il tuo teatro? Quale sarebbe stato? E oggi forse non saresti nemmeno... Ma è inesaudibile, è inesauribile, non... Scagionata l'azione, la volgarità dell'agire e patire, si è fuori dall'opera, in tal senso, al di fuori del dover essere, anche e soprattutto del dovere essere, e quindi non si è più autori di quello che ci dice o che per noi, non più noi, si va dicendo. E qui torniamo all'alone, siamo di là addirittura dal suono medesimo, siamo di là dall'orale o dal senso, ecco, che non è poi il non senso, il fuori dal senso, no, ma siamo talmente di là da non ritenerci più attori di nessuna azione, nemmeno attori quindi d'un misfatto, cioè d'un atto, coincidendo, l'abbiamo già detto, o ci ha già, ahimè, detto, mi pare, l'atto coincidendo col suo immediato svanire, e quindi come oblio del medesimo e sputtanamento totale dell'azione, che poi si arrogherà dopo storicamente chissà che cosa. In questo senso, non essendo più autori di nessuna opera, producendovisi, questo è molto importante, non si può produrre, non si può più dare, infischiandone, ripeto, soprattutto del dover essere etico, quindi estetico, non si può essere più autore, non si può dare più opera d'arte, non resta che essere, si è capolavori. Maria Ines Palumbo, prego. Buonasera. Senta, ho cercato di ascoltarla con il massimo dell'attenzione, molto capito, qualche altra cosa mi è sfuggita. Comunque è stato molto interessante, perché in quello che lei dice c'è sicuramente, ci sono sicuramente delle grandi verità. Però io zombie ho smarrito l'anima e non le chiedo una risposta, perché sarebbe contraddittorio ciò che lei ha affermato prima, però le chiederei un po' di luce per ritrovare la mia povera anima. Scusi, per lei chi è Dio e quanto di divino c'è in lei? Grazie. Non so chi parla della parola anima, chi ha smarrito l'anima è... ci ha definito defunti, la lascia andare, l'anima sì. Infatti sta fluttuando, sì, qui, infatti, però vorrei farla fluttuare con un po' più... Anche vostra Santissima Madre Ecclesia vi ha promesso la resurrezione della carne, ma non dell'animuccia. Non, ma l'anima è immortale. Ma secondo quale chiesa? Io sono fuori dalla chiesa. La vostra chiesa cattolica, apostolica, romana, no. Vi promette una bella resurrezione della carne. Beh, ma sull'immortalità dell'anima non hanno parlato solo i cattolici. Insomma, c'è tutta una filosofia che ha dibattuto e ha discusso sull'immortalità dell'anima. Quindi mi sembra un po' riduttivo parlarla e relegarla. Se vuole le faccio una digressione più importante. Tanto... se non ci ho capito niente di quel che ho detto io, come beata lei ci ha capito qualcosa. Ho dissipato tante di quelle eternità, tante vite, per sfondare, per togliermi di scena, e togliere, che bisogna, se è l'oblio, come può chiedere all'oblio di ricordare? So una sega, direbbero a Firenze. Ma davvero, non ne so niente. Non potete più recensirmi, importunarmi. Invece una cosa posso dire. Ecco, sull'atto dell'azione c'è anche un altro impiccio. Ecco, l'impiccio è quello di non avere chiaro
chiaro, chiaro vuol dire ricevere, esserne folgorati, mi spiego, anche se ciechi. No, non capire, esserne abbracciati, non abbracciare, non comprendere, esserne visitati, bisogna essere visitati, non visitare come tutte queste greggi che vanno al Louvre e senza, perché le lasciano entrare, in nome di questa tirannia delle plebi, di questi candidanti, candidati, di questi eletti elettori, non si capisce più un cazzo davvero. Hanno capito che è troppo facile, quindi l'abbiamo detto agli esordi, tutti vogliono provarci, dice, ce l'ha fatta Tizio al paese mio, adesso mi ci metto anch'io. Altro che votarlo, vi farò votare finalmente. E questo è successo. Ecco, l'atto e l'azione, anche l'eros e il porno. Così le faccio un regalo. L'eros implica, e Bataille c'era caduto a pieno, perché era un catto comunista anche lui, e al di là di ogni maleodorante metafisica della spessiante presenza di un dio che non sia la teologia negativa, ben inteso, la sola che sia interessante, l'altra, quella greca soprattutto, eccetera, patristica, ma quella dogmatica qui non ci interessa, dicevo, stando alla carne, pensando a Francis Bacon, a Ender, mi è venuto in mente poi ancora la carne. Dunque, Bataille dicevo è caduto nell'eros, nell'erotismo. Ma l'erotismo è un'eccedenza, è un dar di fuori sempre, è un dimenarsi, romantico o meno che sia. Non capita sempre di leggere Cime tempestose, no. Magari, ma dell'io, che si pone davanti a un oggetto, questo è l'oggetto, ecco, Costanzo è l'oggetto dei miei sregolati desideri, in quanto io, di questo medesimo, di quest'io. E qui siamo nell'eros, se voi, mi contraccambia, se il plagio funziona, direbbe Stendhal, se si verificano le varie cristallizzazioni, numero 1, 2, 3, eccetera, ma sono in realtà infinite. Ecco, Schopenhauer dice invece quando sentite un innamorato che sta così a sospirare, non sta sospirando, quello è il sospiro della specie, è il gemito della specie, è il mettere su famiglia. Ci sono altri morti che vogliono nascere, che vogliono rinascere, come l'erba che spunta, mi dà sempre un grande fastidio la primavera, proprio questi ritorni sempre dell'eterno, questo non rassegnarsi a restare inorganici, mi spiego. Quindi allora se noi ci dimeniamo, io e Costanzo, nell'eros, non ne usciamo, no. da questo impazzimento. Scusami, ti prendo oggetto. E allora l'oggetto davvero in questo caso sarebbe l'oggetto del mio desiderio, cioè Maurizio Costanzo. Ecco, il soggetto CB in questo caso non è altro che l'oggetto squalificato, ha detto benissimo un non più pensatore, Deo Grazia. Ecco, questo si svende sul mercatino delle pulci dell'erotismo. Il porno, lo oscene a da alfa privativo o scene fuori dalla scena, tutto quanto non è di scena, ecco, non si pone più, non pone più un soggetto davanti a un oggetto, va bene? Ma nell'abbandono totale del contemplarsi, del riguardarsi anche in atteggiamenti, si chiamano osceni, appunto, perché non siamo più in casa come Teresa d'Avila, come San Juan de la Cruz, come Ruysbroek, come i grandi mistici, con la testa. Non siamo più in noi, non siamo più soggetto, io e Maurizio Costanzo, ma il soggetto diventa un tutt'uno, torna a fondersi col suo oggetto, non lo vuole più conoscere, si misconosce, si auto-misconosce nella fusione col suo, non più suo, oggetto. Questo è il porno, questo abbandono. Questo è Franz Kafka. Ma scriverò io forse qualcosa, o anzi dirò io, in un'altra ancora mia eternità.
qualcosa su Franz Kafka, che va giustamente sottratto sacrosantamente all'eros e restituito a quello che è l'unico, il vertice del porno, da Adamo a voi. Bene, bellissimo. Giordano Bruno Guerri. Tutti si sono sforzati di farle delle domande intelligentissime per dimostrare di essere vivi. Io non devo dimostrarle un bel niente, quindi le farò due domande stupide. Perché due? Basta una? No, due. La prima è che, se non ricordo male, lei, con tutta questa sua foga contro la democrazia e il parlamentarismo, ai tempi di Pertini chiese di essere nominato senatore a vita. Io? Quest'io? Sì. No. Ricordo Sandro Pertini, eravamo buoni amici perché mi stimava molto, ma io stimavo lui molto. Guardi, non neghi, eravamo perché amici, possiamo non... ritrovare l'Italia. Silenzio un attimo, si è disciplinato, caro Zombi. Vuole conoscere non una risposta, ma diciamo un equivoco. Chiediamolo. Si era svuotato un qualcosa al Senato, non ricordo più. Ma come si era svuotato? Non come in questi giorni. Ma davvero, un decesso. A prescindere, io non ero ancora immortale, quindi non nulla aveva che spartire con questo qui pro quo, qui presente assente. E Sandro Pertini mi interpellò al telefono: chi faccio senatore? Mi propose Edoardo o qualcun altro. Era improponibile qualcun altro? Dissi Edoardo. Fece senatore Edoardo, non io. Va bene, allora seconda domanda. Lei è come fascista? Faccia anche il maestro, la prego. Una seconda domanda. Era molto breve, una seconda domanda. Prego, Guerri. Ho chiesto se è fascista. Mi sembra proprio di sì. Guardi che io non metto nella parola un significato offensivo, però vorrei che mi spiegasse questo odio, questo disprezzo per la democrazia. Ma io ho tanta simpatia per il nazismo sano, addirittura, semmai, vede, semmai, equivoco per equivoco andrei fino in fondo. Cioè, cosa verrebbe di bello? Negri, ebrei, chi? Fino in fondo non è cioè. Cioè non vale a dire. Insomma, ci dichiari qualcosa di concreto in fine serata dopo tante chiacchiere. Ma io detesto l'uomo! O sia ebreo, o negro, sporco, o cinese, mi fanno schifo gli uomini! L'ha capito ancora, l'è entrato in culo, non in testa. Guerre. Calme, bene, calme, calme. Signore, i zombie. Signore, questo è un classico. Dopo 100 minuti di Carmelo Bene, questa è la reazione. Anche l'altra volta. E non è niente. Le chiedo scusa per l'eccesso. No, io posso anche lasciare entrare Carmelo Bene nel mio culo. No, io no. Se gli interessa. Ma non mi sembra una cosa interessante. Allora, lei detesta l'uomo, bene, mi dica cosa ama. Non ha fatto altro che citare pensieri di uomini. Sì, ma faceva domande, due stupide, le ha fatte davvero. Sono risposte se le dia, no? Allora, la domanda intelligente è questa. Lei ha detto che detesta adesso l'uomo. Adesso le faccio una intelligente. È tutta la sera che cita pensieri di uomini. Di uomini? Lui dice, lei sembra una fabbrichetta di citazioni. Ma è tutta la sera. Nelle nozze di Figa, anzi nel Don Giovanni di Mozart, c'è un certo punto, mentre Leporello apparecchia la cena, sta autocitando Nozze di Figaro. O no? Cosa ne so se sei, oltre a essere Lorenzaccio o Aguirre o Micheletto o il Valentino in persona? Cosa ne so che io mi sia?
Bene, scusi, visto che parliamo io e lei, la io ho detto prima che tutta la sera che mi lascio dire una cosa fondamentale, però poveri zombie, tutta la sera, per Dio, ho detto mi interessa dell'arte l'eccesso dell'arte, mi interessa dell'uomo l'eccesso dell'uomo. Oh, a voi, ecco, no, ecco. Ditelo ancora, Dio vi benedica, ditelo ancora, oh, ditelo ancora. Infatti ci sono due versi al finale del mio maso proprio, ecco, essere in due in famiglia, che finora non avevo meritato di trovare libero il cesso. Siete liberi? Bene, mi scusi, in conclusione, ecco. Guardi, io sono venuto qui per renderle omaggio perché la stimo moltissimo. Però l'ho trovata sottotono e un po' noiosa e con questa storia gli zombie due palle. Ma non si può sempre importunare, infatti ci scappa spesso detto, vero che scappa a tutti? Mio Dio, che giornata piovosa, mio Dio, ma cosa c'entra Dio con la giornata piovosa? La pioggia è la vostra, la noia è la nostra. Non possiamo inveire contro un classico. Cioè non possiamo prendercela allora, sempre senta, con il Signore di Dio. Non è possibile, ogni cosa che accade. A furia di dire piove governo ladro, ora che piove davvero per colpa di un governo pare, nessuno dice ladro a questo governo. Nessuno dice piove, oppure lo dicono, vabbè, anche lì deformando, cioè informando i fatti. Ve ne informano. Siete uno sformato. Senta lei, classico, lo sa che è stato pubblicato... Ma lei sta parlando troppo con me? Lei è stato pubblicato nella peggiore collana di classici italiana. Ma va bene, c'è Eliot! Perché meglio sono le spighe garzanti, meglio sono i millenni in Audi, meglio sono i meridiani Mondadori. Come mai si è accontentato? Ma perché mi devo accontentare? Governo ladro. Non l'ho sollecitato io, nel modo più assoluto. Inoltre, mi basterebbe la vicinanza alla Foridiana del più grande poeta del Novecento come Thomas Eliot. Ecco. Bene, mi sembra di aver fatto divertire abbastanza. Per farmi felice, ma la felicità non è felice. Maestro, consigli per gli acquisti. Acquistali. Maurizio Giammusso, è fuori dal... Prego. Ecco, devo dire che l'acme della serata l'abbiamo raggiunta... Abbiamo raggiunto soltanto negli ultimi minuti, in quel bellissimo scambio tra palcoscenico e platea in cui si parlava di eccesso e si rispondeva del cesso. Cessi la banda! Sì, no, è uno scambio da Petrolini, molto bello. Cessi! Sì, in questo filone mi veniva anche di pensare, e certo non di chiedere, visto che le domande sono negate, o meglio le risposte sono negate, mi veniva di domandarmi qual è il privilegio del classico e dell'essere classico. Allora uno dei privilegi sono qui impallato dalla telecamera. Allora uno dei privilegi dei classici è quello di vivere sempre per l'eternità, come appunto diceva Carmelo Bene, e vivendo sempre e per l'eternità ed essendo sempre contemporanei, come dice qualcuno, essi sono interpretati ogni volta. Ecco, mi chiedo chi potrebbe interpretare Carmelo Bene oggi o appena domani. Mi vengono in mente i nomi che conosciamo proprio in questo teatro, che so, Lello Arena, Bergonzoni, Masciarelli, cioè, insomma, state lieti anche voi spettatori, se non capite non è grave, e se invece fosse interpretato da questi attori e da questi fantasisti capiremmo che sono tautologie, che sono sciocchezze enigmatiche e basta. Una risposta. L'hanno scambiata per uno spettacolo, la loro tomba. Passa d'altro. Scambiata per uno spettacolo. Passa d'altro.
Giammusso. Lo so, i classici rispondono quando possono e se non possono non rispondono. Gli interpreti rispondono per loro. Era una considerazione più che una domanda. No, no, è una considerazione, sì, non sì, è una domanda. Me la sono domandata da solo e me la sono risposta pure. L'ho compreso e ringrazio. Prego. Perché non si può importunare davvero... C'è una giovane attrice che si chiama Irene Buffo. Prego. Attrice e giovane. Due cose negative insieme. Dite alla giovine. No, io devo dire che sono molto affascinata da lei, la stimo molto come attore, come genio. Non ho finito. Non avevo finito comunque, vedete la fine, poi di giudicare. È qua. Mi vede? Oppure il genio non ha occhi per vedere noi poveri zombie? Sente che frastornano, non me perché sono... Ha ragione. Lolino, prego. Quindi, niente, volevo intanto sapere, anche se lei sicuramente non mi risponderà, perché Carmelo Bene è qui, è presente insieme agli zombie, si fa vedere dagli zombie. Perché è qui? È stata una lunga trattativa, Elena. Sì, ma alla fine il genio ha deciso, il classico, ha deciso. La domanda? Ah, questa era perché è qui? No. Invece, primo perché qui, poi altre cose. Invece di mandarle a dire dite alla giovine, si bella e pura, che abbia una vittima nella sventura, eccetera. Ma non cantiamo adesso. Allora. Ecco, se io sapessi perché sono qui, non sarei qui. Questa è bellissima veramente. Mi hanno colpito delle tante cose di lei, tra cui lei ha citato la domanda, Maria, grazie. La Madonna. Ma so, siete tra zombie, anche la Vergine Maria. Ha detto che lei è l'avvocata prima. Non l'ho detto io, no, è Mariologia. L'ha detto prima lei. È Mariologia. In Mariologia è l'avvocata. Sì. Lei, tempo fa, ha scritto un libro che io purtroppo non ho avuto il piacere Sono comparso alla Madonna, leggere. Sì. Sono apparso alla Madonna. Alla Madonna, ed era lui. Vorrei capire che cosa ha detto lei alla Madonna, non la Madonna a lei, perché se lei è apparso alla Madonna, è lei che ha detto qualcosa alla Madonna, non la Madonna a lei. E poi una volta lei ha scritto su una rivista, perdonatemi, la Madonna è una puttana. Lo ha scritto lei. E conosco vorrei adesso evitare eccessi, se fosse possibile, quindi no, lei come? Non stimoli ulteriori eccessi. Ma non vedo. Quindi quest'ultima cosa la ritengo non detta, né se ho ne assume personalmente la responsabilità. La teologia positiva, scritto, cioè dogmatica, a me non interessa. Anche nell'Ulisse di Joyce c'è scritto italiano nel testo questa cosa rovesciata, cioè prima l'aggettivo, poi il nome di Nostra Signora. Ma non si può estrapolare qualcosa da... No, ma poi comunque, voglio dire, non... Ammesso che sia stato detto, non... Va bene, non... Detto poteva, non mi interessa di Poteva lei evitare di teologia positiva non mi interesso, cioè di dogmi, non mi interesso. Allora, vaffanculo a tutti i dogmi. Ecco, è contenta adesso? Ecco, quel rientra nei dogmi? Non mi interessa. Mi interessava, l'ho detto per esempio, coinvolto la teologia negativa, si chiama, che è un altro ramo della patristica, più greco che non latino. Elsa De Giorgi. Io avrei parlato più volentieri prima di quest'ultimo scontro con... Non ci sono scontri, non c'è avrei preferito legarmi a... Sono gli zombie che danno la testa al muro, certo, alla cassa. A certi momenti che sono stati felicissimi. Al baule. Felicissimi. Dunque, cominciamo col premettere che siamo davanti, anche se questo poi può provocare una ironica... Vabbè, non fa niente. Questione, però siamo davanti a una delle persone più intelligenti del Novecento, della seconda metà del Novecento italiano, e non solo italiano. Io sto leggendo in questi giorni un libro bellissimo che è quello di Maria Corti,
colloqui in pubblico, dove c'è un percorso della cultura italiana, soprattutto di tutto quello che ha fatto l'avanguardia filologicamente, dallo strutturalismo alla semiotica, a Eco, insomma, Apparizioni, Calvino, eccetera. E devo dire sinceramente che il mio pensiero ricorso molto spesso a quello che ha fatto bene, perché si parla giustamente di un annuncio che fu molto importante e toccante per la nostra generazione, che fu il famoso mare dell'oggettività, un saggio di Calvino negli anni 55, e dove c'era proprio il rifiuto a questa oggettività, questo mare dell'oggettività, a questo prendere atto della realtà. Ma insomma, Carmelo Bene questo lo ha portato nel teatro con uno scrollone veramente verso e contro tutta la ingegneria e la sopraffazione registica degli oggetti di scena, delle entrate, della costruzione, ha perfettamente ragione, completamente falsa del teatro, a una concezione della recitazione che era già diventata lettura intellettuale e non più interpretazione, vero? Con una dissacrazione, ma anche con una chiarezza che è tipica del genio, perché in fondo il genio è quello proprio che sottopone la retorica dei pensieri, anche grandi, vero, a una tale sottrazione o deformazione, per cui poi da questo vengono fuori delle realtà insospettabili del pensiero. Ora, noi non siamo abituati molto a pensare che ci sia una istituzionalità del pensare della nostra cultura mediata, questo è un po' il vizio italiano. Giorgi, la domanda, questo grazie. È un po' il vizio italiano. Io non vorrei fare domande, io vorrei soltanto dire questo, che insomma a Carmelo Bene secondo me si deve, proprio da un punto di vista culturale, quella attenzione che persone come allora, all'inizio proprio del grande momento diciamo del famoso 63, che poi non ha risolto niente, però ha risolto gente come Arbasino, ha risolto gente come Flaiano, e che sono stati i primi con me ad avere verso Carmelo Bene questa attenzione. Quindi dico, a parte le provocazioni, a parte il gioco stupendo che lui solo si può permettere, perché lui parla, dice, non parla, dice, e la parola detta, quello che lui dice sulla parola detta è un discorso assoluto, perché il linguaggio dell'attore è assoluto in quanto è quello del corpo, è quello della voce, è quello della parola. Non è una semiotica così che si può cancellare e correggere. C'è questa immediatezza. Quindi lui, quando anche parla, anche oggi, anche con tutto, mi spiace. Infatti ti confesso, Carmelo, che mi spiace questo finale.